I'm late for school.
Ma è partita la live oppure no? Credo di sì. Ciao Nadius, ciao Ori, scusate se come al solito sono disfunzionale. Fatemi mettere qualcosa. Boh, vabbè, mettiamo questa, dai. Mettiamo questa così ci deprimiamo un po' tutti quanti. Hello guys, eccomi qua. Ciao a tutti, amici e amiche di YouTube Italia e di Twitch Italia e di Instagram Italia e di TikTok. No, TikTok non lo uso. Buonanotte, come siamo? Benvenuti in una nuova live di Link Trollo, il pro gamer del popolo. C'è qualcosa che manca. Quindi mettiamo subito il nostro bel solicino qui alla mia destra. E niente, adesso siamo pronti per iniziare. Ciao anche a te, Giadi. Oggi capitolo 2. Ragazzi, siete aggiornatissimi, non dico più niente. Allora, sapete già qual è il programma di oggi. Ciao Lucky, ben arrivato anche a te. Sono strafelice, che è successo? Ma per il capitolo 2 di Deltarune o altro al di fuori? Un bel meme di Omori un po' diverso dal solito, sì. Tanto lo so già di cosa si tratterà, no, di lo sarà. No, non pensavo che avesse a che fare con Kelly gli hamburger, ma totally worth, grazie Nautilus. Mi piacerà un botto. Io non volevo cominciarlo in realtà, capitolo 2. Perché ho detto che lo cominci a fare se tanto poi il giorno dal 20 al 27 non ci sono e dal 30 al 6 non ci sono. Non lo volevo cominciare, io oggi volevo giocare ancora a Pokémon. Però Max Power di merda, non ci sono oggi, non ci sono, mi ha detto. E quindi ho detto che cazzo faccio, giochiamo a Deltarune. Però mi dà un po' sul cazzo, ah! Il fatto che devo cominciarlo oggi. E poi forse farò un solo, forse farò una sola live. E poi, cioè, lo continuiamo l'8 gennaio. Che senso ha? Che senso ha? Fanculo. Non lo so, quanto dura? 10 ore? Se faccio uno sprint oggi, domani, dopodomani lo finiamo? Non lo so. Ci ho messo 3 live per il capitolo 1. Per il capitolo 2 ce ne vorranno almeno 5 probabilmente. Quindi niente. Sughiamo. Goloso proprio. Golosissimo. Occhio che Twitch oggi fa i capricci, me l'avevano detto. E infatti tipo io ad esempio la mia live non la vedo live. What the fuck? Quindi I don't know. Spero che non sia successo altro. Me l'aveva detto Giup che oggi YouTube. Sì, YouTube. Cioè ormai con su YouTube va bene le radici. Però basta, YouTube è il mio passato. Basta, via, finito. Dicevo, Twitch a volte non carica bene o robe del genere, quindi sono un po' sul piede di guerra. Per Deltarune, perché la vita fa schifo come sempre. I can relate un pochettino, anche se oggi incredibilmente mi sono alzato sano, mi sono alzato con la voglia di fare, ragazzi. Sarà perché ieri notte stavo morendo, tipo sono andato a letto veramente che non ce la facevo, stavo ancora male. Ho detto se domani io non mi sveglio che sto bene, è la fine. Per fortuna mi sono svegliato che sto bene. Una bella storiella, racconta, Unlucky. Tu l'hai giocato in 6 ore, vabbè tu ori su Omori hai fatto la speedrun, quindi non ti credo. Non ti credo. Per me sarà tutto nuovo insieme a te. Nai su. Avevi giocato l'uno, l'avevi giocato o no? Che bella tortura. Magari se fai tutto in questa settimana. Non lo so. Ciao bombe, ben arrivato anche a te. Come va? Non lo so onestamente se devo dovrei rushare o a. Ah, hai fatto tutto! Si potrebbe pensare allora di fare, che ne so, oggi, domani, dopodomani. Ma pure sabato e domenica se necessario, vediamo. Perché mi darebbe un po' al cazzo, onestamente. Aspetta, io parto il 20 che è lunedì, vero? Sì. Quindi avrei solo fino a domenica. Vediamo, io di solito il sabato e la domenica non la faccio la live. Però se è per un fine superiore, cioè per provare a finire il gioco, potrei anche. Scusate. Ovviamente il fatto di insegnare ai bambini che tipo ho detto che non l'avrei mai fatto nella vita. Sì, mi ricordo che avevi detto anche che litigavi con i tuoi parenti perché loro ti dicevano: ma che stai a dire? Ma che stai a fare? Ma che cabrici? Tu dici 10 ore. 10 ore. Ci si potrebbe anche riuscire. Ci si potrebbe anche riuscire.
Non ho giocato, solo visto da un altro utente. Da un altro utente! Come ti sei permesso già di vedere Deltarune da una persona che non sia io? Cioè, il primo capitolo, guarda che su YouTube, se tu vai su YouTube, adesso facciamo la sputtanation, guarda. Guarda. Cioè, Link Troll Deltarune. Guarda! Guarda che cosa si trova, guarda un po' che cosa si trova scavando nel mio passato. Guarda, live Deltarune Blind Run, 3 anni fa. Cioè, tu potevi seguire il mio gameplay da YouTube, fatto proprio fresco, appena è uscito. Guarda che qualità, guarda come ero vestito, guarda. Cioè, un figo, cioè con lo sfondo delle tende, mamma mia che capelli orribili. Guarda, cioè, guarda che bello sfondo, tutto grigio, piatto, senza nulla, proprio. Cioè, la piattaforma iniziale è quella. Guarda, cioè, potevi seguire il capitolo 1 da un pro gamer, lo vedi da un altro utente. Guarda che c'è qua, tac. Cioè, potevi seguire una live con un live commentary di tac 10. E cioè, basta, veramente giati. Mamma mia! Questo era proprio il capitolo 1 quando è uscito, che non era nemmeno su Steam all'epoca, 3 anni fa. Qua ho anche battuto Jevil perché sono troppo forte. Dove cazzo sta? Qua. Che forte. Troppo forte. Vabbè. E niente. Pochi giorni dopo quell'affermazione mi è creato una insegnante di animazione per andare a sostituire. Ma che figata è? 7 anni? Ma che significa? Ma tu insegni animazione a persone di 7 anni? Ma è una cosa bellissima. Ero su YouTube, ma non ricordo chi era. Ma secondo me eri tu. No, non penso. Cioè, boh, anche se non avevi capelli rosa, magari ti saresti ricordata di me. Io non c'ero, perché ma tu non mi conoscevi ancora, ma neanche tu mi conoscevi ancora già di probabilmente, quindi ci sta, ha senso. Era solo per flexare che io l'avevo portato appena uscito in live. Tra l'altro 5 ore, raga, ho fatto una live di 5 ore e 2 minuti e 26 secondi e l'ho finito tutto in una sola live. Cioè, guardate come sono cambiati i tempi, in una sola live. Ok che non ho letto tutti i dialoghi finali, non li ho letti quella sera. Quindi tutta la parte dell'overworld quando tornavi nel mondo reale. Quelli sono almeno un'oretta, diciamo. Però figo. Cioè, quelle volte in cui facevo live di 5 ore riuscivo pure a finire i giochi. Tra l'altro vi ricordate che vi avevo detto che avevo fatto un video su Deltarune, sul primo capitolo, questo qua. L'ho rivisto l'altro giorno. E devo dire che non è male come video, onestamente. Ma lo so che è cringe farsi complimenti da soli. Però l'ho rivisto senza sapere quello che dicevo, perché sono passati appunto 3 anni. E ho detto, ma sai, non ho detto cazzate, però è carino. Ho detto, wow, una volta ero bravo, una volta sapevo fare i video una volta. Adesso non lo so fare più. Però ogni tanto ci penso, mi piacerebbe rifare di nuovo un video, raccontare una storia, qualcosa. Cioè, capite? Piuttosto che semplicemente giocare e basta. Anche avere la possibilità di comunicare, di prendere qualcosa e renderla interessante. Cioè, diffonderla, non lo so. In realtà ti ricordo che ti seguivo senza scrivere in chat. No, io non me lo ricordavo. Perché ora che lo so vorrei picchiarti, quindi... Ti vorrei picchiare tanto. Cioè, ti sei privata del... come si dice? Del piacere di scriverti in chat per timidezza, per cosa? Baca proprio. Me lo dovessero richiedere, lo rifarei. Ma certo, porca miseria. Cioè... Sto vedendo l'attacco dei giganti con mio padre siamo all'episodio 7 della prima stagione. Devo dire che l'umorismo di Sayama è migliorato. Vabbè che c'è umorismo in Attack on Titan. Io non mi sono trovato mai a ridere in Attack on Titan. Mentre nella seconda season di JoJo mi sto spaccando con Joseph. Ve l'avevo già detto ieri
che la stavo vedendo, mi mancano tipo 5 puntate, se mi gira bene me le finisco pure stanotte. E mi fa troppo ridere, è troppo divertente. I bimbi di 7 anni sono troppo forti, provo un'invidia. Ma io non riesco a immaginarmi dei bambini di 7 anni che fanno animazione. Com'è possibile? Come fanno? Sono cittano. Fa la fine secondo capitolo, sono sicuro avrai tantissime teorie. Beh, se mi ricordo ancora quello che è successo nel primo capitolo, forse sì. Video analisi su Omori. Vorrei, però è passato così tanto ormai da quando ho giocato ad Omori, dovrei rivedermi tipo tutte le mie live, sarebbe un casino. Più tardi ho iniziato a scrivere in chat. Mi ammazzo, mi spezzo, tipo tra l'altro sapere che ci sono persone che hanno visto tutto Danganronpa in differita. Tipo 40 ore di gameplay, ma solo il primo gioco tra l'altro, perché poi ci sono, cioè, tutti e tre i giochi è tantissimo, tanta roba, cioè c'è 100 ore saranno almeno di live se ti vuoi seguire tutto Danganronpa con tutti e quattro i giochi, e sapere che ci sono persone che l'hanno fatto, wow, solo wow. Io mi ho seguito dagli inizi e ho commentato solo quando avevo rubato la fanart di Ilaria e per Danganronpa. Ma infatti, no, ma io di te mi ricordo. Cioè, dopo che mi hai detto che mi seguivi anche già dai tempi di Sif, io mi ricordo del tuo nickname. Anzi, che prima ne avevi pure uno diverso, o sbaglio? O no? Non mi ricordo. Però quando mi hai detto che già mi seguivi all'epoca di Sif, mi si è aperto qualcosa nella mente, mi si è pure proprio sbloccato un ricordo. Però diciamo che ti inizio ad associare di più a Your Turn to Die, comunque al periodo in cui abbiamo iniziato a streamare Your Turn to Die. Cioè, se penso a te, pensa a quel periodo lì. Che comunque quando cazzo è stato? Non è stato 6 mesi fa? Che abbiamo fatto Your Turn to Die, mi sembra tantissimo già. Che cos'era, giugno? Fammi controllare. 6 mesi fa, sì, 6 mesi fa. Avevo ragione. Porca troia, quanto mi manca Your Turn to Die. Mi manca un botto, raga. Tantissimo. Tantissimo mi manca. Qual è la prossima fiera a cui andrai, Jadi? Il bio è immortale. Che vuol dire il bio è immortale? Ti manda il link del loro corto. Sì, manda, manda. Ma è un lavoro di gruppo. Come funziona? L'umorismo sui peli del culo di un ce. Qual è l'umorismo sui peli del culo? Ma? Seguivo pure su Twitter, wow, il mio account Twitter dedicato all'LLSIF. Che cringe, cringe. Pure, cioè, vabbè, mi ricordo che su Sif ero invaso dalle richieste di amicizia. Cercavo di dare priorità sempre agli italiani, però quando mi era capitato che quando quelle volte negli eventi ero primo, poi non sono mai arrivato primo a fine torneo, però ci sono stati tanti giorni di fila in cui sono stato primo, mi arrivavano tantissime, tantissime, tantissime richieste d'amicizia che non potevi immaginare. Una volta c'è ancora un video famoso sul mio canale dove dico ho rimosso 1000 richieste d'amicizia, aspetta. Fa vedere. Ecco, ecco, aspetta, ora lo faccio vedere. Story time. Questo video qua. Ho cancellato 1000 richieste d'amicizia. Mo, che cos'è sto video qua che sembra clickbait? È tutto vero, che è successo? Una volta, praticamente, tu potevi avere delle richieste d'amicizia in attesa che superavano, infinite. Dopo un certo aggiornamento hanno messo che il massimo di richieste d'amicizia che potevi avere in sospeso, in attesa, era solo 100, mi pare. 100 se non erro. Quindi le persone italiane che magari qui ci tenevo a farmi mandare l'amicizia, eccetera, non potevano nemmeno mandarmi la richiesta perché avevo gli slot pieni, perché già 100 ce l'avevo pieni e ne avevo anche più che strabordavano.
E allora ad un certo punto mi sono detto: ok, devo farlo, devo farlo, devo cancellare tutte queste richieste d'amicizia che c'ho in più e riuscire a scendere sotto le 100. E l'ho registrato perché ho detto: questa cosa qui è un meme, non succederà mai più. E tipo, si vede qua, tipo c'è lo speed. Come vedete, tipo, ho messo lo speed, cioè ho messo la velocità, tipo, che ne so, a 1000%. E tutti questi qua li ho messi, li ho ordinati per rank, perché così tutta la gente tipo che aveva iniziato a giocare tipo rank 10, cazzo ne fotte, nabbi di merda. Alcuni, come vedete, c'era tipo, se vedete alcuni, fanculo, non riesco a fermare nel, ecco, tipo vedete che comunque alcuni c'è scritto 89 giorni fa, 92 giorni fa. Queste persone manco giocavano più, quindi che cazzo mi tenevo a fare le loro richieste di amicizia in pending. E quindi cominciato, cancella, 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 cancella. Ho cancellato 1000 richieste d'amicizia. Questi qua, alcuni li ho lasciati, come vedete, quelli dicevano Italian player, quelli che avevano tipo l'hashtag IT nel nome. Molti li lasciavo. Mamma mia, che ricordi. Che ricordi, raga. No, non ce la faccio, non ce la faccio. Mobizen usavo per registrare. Cotoletta. No, raga, se continuo a vederli ancora mi deprimo, perché era tipo il mio periodo di gloria, raga. Era il mio periodo di gloria su YouTube. Essere ricordato agli 80 dai è un onore. I agree. Pensa a te che ho iniziato a commentare con sotto i tuoi video. Veramente hai iniziato dai miei video? Io pensavo che tu fossi spawnata direttamente qui su Twitch, unlucky. Il dio è immortale. No, no, secondo me muore dio. Ah, Zeke, non me lo ricordavo sta cosa qua. Io e Mark appendiamo di solito a Modena, Bologna, Rimini. Rimini potrei andarci l'anno prossimo. Rimini potrei andarci. La mia versione idol è bellissima, non te l'ho mai detto ma l'ho sempre pensato. Di quale ti riferisci la mia versione idol? Perché tipo mi aveva fatto una volta una fan art di me con una versione di Umi. Non so se ti riferisci a quello con la spada. Seguivo Shanti Leaves, aveva detto in un video dei suoi preferiti che aveva iniziato a giocare Sim, ci consigliava di seguirti. Oh mio dio, è vero. Era uno dei video dei consigliati, i preferiti di giugno, tipo una cosa del genere. Oh my gosh. No, vabbè, incredibile. Ah, ma me l'hai mandato su Instagram, Lucky, il video. Riesci a mandarmelo direttamente qua su Twitch, così non ho bisogno di andare a loggarmi su Instagram. Allora, Nautilus, se tu non sai qual è la definizione di bilancia, non è un problema mio. Non eri unlucky? Ah, ecco, ora perché. Te l'ho scritto pure nel messaggio lungo per il tuo post di 5 anni. E ora che me lo dici me lo ricordo. Più o meno, circa. Però devi considerare che è stato a giugno quel post che ho scritto. Quindi la mia memoria fa un po' cilecca. Se riesci a mandarmelo, sì, mi fai un favore. Io intanto ancora devo aprire Steam. Se riesci a mandarmelo direttamente qui su Twitch. Se no lo vedo dal cellulare. Però non, senza condividerlo qui sul computer, diciamo. Che io Instagram non lo uso mai da PC. Cioè, oddio, se è un link me lo puoi passare tranquillamente. Se è un file non saprei se riesci a farlo, in effetti. 3 giugno 2015. Ma io ho iniziato a giugno 2015, mi pare. Quindi significa che mi hai seguito appena avevo cominciato, o era 2014? No, 2014 è impossibile, già 7 anni è impossibile, credo che di aver iniziato nel 2015. Però se ti ho consigliato Shanti, è strano che... Perché lei l'ha fatto tipo l'anno dopo. Cioè io ho iniziato a giugno su YouTube, ma penso che lei mi abbia spammato l'anno dopo. Boh, I don't know. Quanti tuoi video sono di Love Live? Io penso un buon 70%.
Oddio, non lo so, perché da quando ho droppato Love Live comunque ci sono le live, tutte le live che poi ho iniziato a fare dopo, Danganronpa, Zero Escape, quell'altro come si chiama? Che cosa era? L'hosting di Joshua? Ah, Kedaz! Ma mi stai gustando, grazie mille, come stai Kedaz? Tutto ok? Scusa se sei arrivato in un momento in cui non c'è nulla praticamente. No, 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 non fare aggiornamenti, grazie, che già oggi Twitch è un po' bababui, se poi si mette pure Steam a rubarmi. Devo cambiare la categoria ancora, tra le altre cose. Intanto apriamo Deltarune. Vai, vai, trova la data seduta. La data precisa, non so parlare. Ah, lo vedete Deltarune? Sì, ok, lo vedete. Allora, modifica. Ok. Deltarune, eccolo qua. C'è un gioco che si chiama Delta. Ok, la foce del fiume Delta. Posso alzarlo un po'? Ok, voi lo vedete sempre bene, credo di sì. E vai, capitolo 2. Erano 3 anni che l'aspettavo. Pure io, cioè, non proprio ossessivamente. Cioè, io la cosa che sto aspettando di più in assoluto in questo momento è Your Turn to Die. Proprio Your Turn to Die, veramente con più veramente. Io spero, cioè vorrei rimanere in vita, vorrei non morire solo perché voglio vedere il finale di Your Turn to Die. Quello è il top. Che mi serve averlo su Twitch, che magari lo facevo la condivisione dello schermo, così lo facevo vedere anche in live. Però se ti viene difficile, stai tranqui, adesso me lo vado a vedere io su Instagram. Allora, Instagrammo. Vediamo questo video. Ah, ma sono 5 minuti. Allora, ok, non lo guarderò tutto adesso. Carini. Dall'emozione mi sanguina il naso. Ma che cazzo. No, vabbè, che cute. No, ok, dopo me lo guardo. Che bello. Ok, no, vabbè, sapere che dei bambini di 7 anni hanno fatto sta roba mi fa sentire veramente una merda. Sono usciti i periodi di uscita di River City Girls 2. Wow, ciao Matt, ben arrivato. Esce il 2, incredibile. E lo 0 pure. Wow. Ciao Matt, ben arrivato, come stai? Ma faccio play perché qua non ce ne facciamo più. Questo. Ciao Rika, ben arrivata! Si è arrivata appena in tempo per l'inizio del capitolo 2. Chris, tesoro, ti sei svegliato? Aspetta! Ma quello è un coltello, Omori? No! E niente, Toriel, ciao. È stato bello conoscerti. Ma? Si è già dimenticata del coltello, mo le interessa la torta, non ho capito. Ho capito, capito. E domani esce Milk 2, davvero? Perché hanno cancellato i tuoi post dopo i 10 mesi? Come? Non esiste più quel post che avevo fatto su YouTube, ma... Invece venite mi ricordo i nomi di un sacco di personaggi a memoria. Ma è anche perché i nomi dei personaggi di Squid Game sono tutti coreani. Per noi sono versi tipo incomprensibili, versi impossibili da ricordare, perché proprio non esistono nella nostra cultura. Mentre già un nome che ne so come Aether. Cioè ti sanno un po' di nomi un po' occidentali, no? Fischl, che cazzo altro c'è? Amber.
Mentre Sangwoo, cioè che nome è, che suono è per noi, è impossibile ricordare. Rewrite Plus, non ho idea di cosa sia. Te come va? Tutto bene, devo dire. Ma che adesso non è scritto in chat, me lo so perso io, perché avevo stato. Beh, se ci sei ancora, che adesso ancora grazie per l'host. Chris, hai mangiato tutta la torta? Hai mangiato tu tutta la mia torta? E ha lasciato il coltello. Ah, era semplicemente questo. Io tutto bene, Matt. E il tuo coltello, quello che c'è nascosto in questa, vabbè, in questa pentola vuota oppure no? Non è pentola, però avete capito. Oh, Chris, che c'è? Devo chiudere di nuovo a chiave il forno? Madonna, che mangion. Vabbè, dai, forza, coglion, alzati da sto letto, dai, devi andare a scuola. Baga, tu, Rika, come stai? Oh, ma il mio cuore è ancora qui? No, è una gabbia per uccelli, quando la porta è chiusa non c'è modo di fuggire. Il tuo letto. Sotto il letto c'è una vecchia cartuccia di Cat Petters RPG, ma che cazzo? Ah, c'era il nome scritto Catti e Catti, quindi l'hanno prestata e non gliel'hanno più ridato. Ci sono 5 dollari nel comodino di tuo fratello, li vuoi prendere? Certo. Con un po' di, come si dice, con tanta riluttanza prendi in prestito 5 dollari. Questa cosa mi ricorda quando i Nomori potevi rubare i 20 dollari a Kel. Adoro. Vabbè, c'è un... Sul desktop c'è una cartella chiamata Epic Games. Ma cos'è Epic Games? Fortnite? Però è un gioco disegnato veramente col culo. Sembra che l'ultimo boss sia una creatura con delle ali gigantesche e arcobalenose. Non sembra che questo gioco abbia mai visto la luce del gioco. Cioè sia mai stato pubblicato, credo che intenda. Ma è un... quindi è uno sviluppatore. Asriel, what the fuck? Coglion. Mi manca un sacco giocare questo capitolo, è fenomenale. Ma davvero. Tu ora mi stai facendo salire delle aspettative incredibile. Come stai, Rika? Cioè, no, volevo dire. Cioè, mi fa piacere sapere che stai bene. In prestito. Già, in prestito. Ciao Matt, alla prossima. L'iscrizione sembra un gioco meme di inizio anni 2010. Io pensavo si riferisse inizialmente ad Undertale, però Asriel non mi pare che aveva le ali arcobalenose. Come, vabbè, come disegnare i draghi è in fondo. Il personaggio viola sulla copertina è vestito in maniera un po' scostumata. Tuo fratello non porterà mai questo libro. È quello che chiami tu, te stesso. La porta è bloccata. Un cactus. Non c'è molto altro da dire. Non c'è tempo per leggere dei libri. È vero, molto meglio giocare. Si può fare ancora qui? Si può flusciare? Tutte le stesse cose, vabbè. Qua che dice? C'è un piccolo, vabbè, contenitore di shampoo. Vabbè, shampoo per animali. What? Ah, perché loro sono degli animali, Toriel e Asriel. Non ci avevo pensato. Dei mostri, in realtà, vabbè, ma forse vengono considerati più come animali, perché alla fine sono delle capre, tipo. C'è una foto sul frigo, sei tu, tua madre e tuo fratello. Vabbè, c'è la pelliccia bianca, vabbè, bla 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 bla, delle formine e della spazzatura e mette un bel sapore floreale, un telefono, ma tu hai già un coso. Vabbè, la sedia di Toriel, la TV, tutta impolverata, lezza sudicia, vabbè, andiamo a scuola, dai. È stupendo e ti piacerà, non vedo l'ora. Sono stufa della gente che non si spiega in generale nella vita e della nascita dei seguenti drama. Ogni tanto succede anche a me, cioè succede anche tra le persone che si vogliono bene a volte. Una volta al mese pure a me capita il drama, certe volte sbaglio pure io che magari mi impunto su cazzate. No, non polverizzeremo il penuto blu, sarà il nostro migliore amico secondo me.
Super intelligenti tranne Asgore. Ciao Evans, ben arrivato, come stai? Tutto ok? Mo c'è di nuovo la musichetta? No, stavolta si arriva subito in classe. Speriamo che c'è la musica della scuola perché mi piace un sacco. Chris, eccoti qui. Persino Susie è arrivata prima di te. Sì, c'è la musichetta. Piripipi. Ma che cazzo è successo? Ehi, Chris. Se avessi saputo che saresti arrivati in ritardo. Ok, non sarei arrivata in orario. Ma che cazzo, non ho capito, vabbè. Susi, per favore, non prendere a calci il tuo banco. Dai, tratta gli oggetti della scuola come tratteresti le persone. Quindi, cioè, si sta comportando proprio come dovrebbe fare, direi. Ecco. Ok. Allora, la prossima volta colpirò nei punti vitali. Mi scasso. Ho pubblicato un video che si chiama Arachiri Tattico. Arataki Itto. Ma basta Genshin, dai, basta, basta Genshin. Basta Genshin, ragazzi. Genshin è un gioco brutto. Sono confuso. Confuso in che senso? Cute Link che si sforza per usare il neutro. Sì, ci provo. Anche perché sennò poi Ori mi bullizza se non lo faccio. Quindi. Non voglio far arrabbiare Ori. Non è quello che intendevo. Comunque, buongi, mia cara classe. Abbiamo un sacco da fare oggi. Sì, ma tutte queste energie Alphys anche no. Chill, chill, chill. Prima di tutto, Potter, comincia a leggere. Apri il libro a pagina 142. Ci sono dei volontari? Mo' il pennuto blu del cazzo, secchione di merda. E invece lei, la waifu, la renna. Potrei leggere io? Ecco. No, non ti preoccupare, Noelle. Sarò io a prendermi volontariamente questa umiliazione. Che super intensive Minecraft player. Lascia in pace la waifu, è mia, hai capito? Il coglioncello di merda. Ma va bene, io posso. Cioè, si era proposta lei. Cioè, tu per far finta di fare il galante, invece sei solo uno sbuffone di merda, le togli la possibilità di mettersi in gioco e di mostrare il proprio valore. Cioè, questo è tipo mansplaining. Fai schifo, bro. Fai veramente schifo. Che carino, Ori. Tieni, tieni un cuore. Pagina 142. Era il migliore dei momenti, ma anche il peggiore. Time pretty good. Vabbè, momenti belli, momenti brutti. Momenti mediocri, momenti schifosi, momenti così così. Come questo è decisamente un momento schifoso, devo dire. Vabbè, ascoltando sto idiota, sto imbecille, i tuoi occhi incominciano a chiudersi automaticamente. Divertitevi, ragazzi. E per favore, ricordatevi i vostri progetti di gruppo. Ah, già, con chi è che dovevamo farlo noi con Susie? O no? Chris, stai bene? Hai dormito per tutto il tempo. Ma non ti preoccupare, non sono arrabbiata, sono solo preoccupata. Di solito dormi solo appena arrivi. Vabbè, buona fortuna e riposati molto stasera, ok? Secondo me Alphys come insegnante non è brava, nel senso che va bene essere. Come si dice? Comprensivi, ecco. Però non aiuta Chris se così manco prova a svegliarla, manco prova a cercare di farl seguire le lezioni, non so come dire. Odio quell'uccello in maniera assurda. Beh, ma chi è che non potrebbe odiarlo, quel coglione? Cos'è che dice? Sembra. Ah, sì, le cose motivazionali, vabbè. Sembra essere presa da un videogame. Ciao, Kula, come stai? Ma non le posso parlare. Chris, questa roba qui dei partner. Non è che non hai preso sonno per questo motivo, vero? No, in realtà la mia qualità del sonno è migliorata. Chris, ma è una cosa buona, immagino. Forse sei rimasta sveglia a parlare. Svegli
a parlare con Asriel di nuovo tutta la notte. Ah, aspetta, no, tu non puoi farlo, vero? Ah, spero che internet... Ma... venga sistemato presto. Non voglio ritornare nella mia forma primitiva. Come? Ma è una cosa solo mia, di casa mia, o a tutti si è rotto internet? Non ho capito. È morto internet! Non è neanche una brava scienziata se ci pensi. Minchia, full flammata, Alphys. Full flammata. Se ci fosse andato, pensi che andrebbe meglio come insegnante? No. No, assolutamente no. Nessuna risposta. E va bene. Oh, ma che fai? Mi aspetti come una bulla, Susi? Bene, bene, bene. Guarda un po' chi c'è qua. Mi ero scordato che internet non funzionasse. Io l'ho scoperto adesso. Ah, perché è un dinosauro, giusto, hai ragione, Nautilus. Lo zombie della scuola. Dormivi come un cadavere per tutte le lezioni. Che succede? Hai avuto problemi a dormire ieri? Anche io, Chris! Anche Chris! Come cazzo potevo dormire dopo quello che è successo ieri? Aspettare che arrivassi la giornata di oggi era tipo... cioè, se, sembrato che ci volessero anni. Davvero è successo tutto quello che è successo? Lancer, Ralsei, tutto quanto. Cioè, davvero sono ancora... Senti, anch'io mi stavo chiedendo la stessa cosa, ok? Forza, vieni! Adoro quando rompono la quarta parete così random. Perché dici che... per il fatto del dinosauro. Sass. Ship Dyke e Cute sono una coppia ufficiale. È un po' presto, è un po' presto. Quindi Susie si ricorda, direi di sì. Mi è piaciuta la mia interpretazione di Susie. Molto un vero attore. Ok, Chris. E questo è il momento della verità. Tutto ciò per cui siamo. Per cui. Tutto ciò. Che stiamo aspettando è dietro questa porta. Se l'apriamo e non c'è niente dentro, noi saremo ancora... forse amici, diceva. Ma chi cazzo se ne sfotte? Apriamole e basta. Susie? Sì? Oh oh. Vieni con noi, waifu. Noelle, ehi. Ma che cazzo stai facendo qui? Scusa se ti disturbo, ma ecco, io... beh, volevo... Birdly... ah, il coglione, l'uccello. Volevamo andare in biblioteca, quindi... per fare alcune ricerche per i nostri progetti di gruppo, Se per te va bene, vorresti venire anche tu. E perché io no? Cioè, inviti la bulla Susie e io che sono il tuo... cioè, che tu che sei la mia waifu, che fai? Non inviti me. Sudicia proprio. Ah, ok, niente, mi ritiro tutto, mi ritiro tutto. La tua interpretazione sale lentamente di livello. Gli aspetti del dialogo di Susie sono diverse, sì, sono più, sono molto più varie. No, non ha detto installato, ha detto che deve essere fixato. Madonna, Ori, ti sta venendo veramente voglia di rigiocare, deve essere la vita sto capitolo. Ciao, Laila, bentornata, come stai? Tutto bene? Ah, oh, Chris, puoi venire anche tu, cioè, se vuoi. Ecco, io veramente... siamo tipo... un po' occupati con... ecco, Chris, aiutami, che cazzo diciamo? Crime... siamo occupati con un crimine oppure no? Vogliamo stare da soli nell'armadietto, ovviamente vogliamo stare da soli nell'armadietto, palese. Sì, volevamo chillare un po' da soli nello sgabuzzino, più che armadietto, sbagliato. Ah, due amici che chillano nello sgabuzzino, insomma, cosa normale, insomma. E mentre tocchiamo le scope. E cose del genere. Sì, ecco, suona un po'. Ok, divertitevi ragazzi. Io sarò. Mi trovate in biblioteca. Crime.
Chris, se poi potessi portarla lì da noi dopo, per me sarebbe, cioè, significherebbe tanto per me. Cosa vuole da noi? Non ho capito. Se viene con noi deve prendersi il pennuto, così lo uccidono gli esseri dell'oscurità. Magari, magari. Dalle un secondo. Io salto subito a conclusioni, sempre. Hai fatto crime? Che cosa ti ha risposto con crime? Era divertente? Alternanza scuola-lavoro nella prima fiera cosplay vicino alla tua città. Che figata. Che figata, adoro. Ti ricordi i dialoghi extra che hai fatto? Sì, mi ricordo che suo padre stava male. Però non capisco, tipo, in che modo possa aiutarla Susie. Aspetta, aspetta un attimo. Ed era tipo la mia vicina di casa. Susie, ho una cosa per te. Eh? Ok, ci vediamo, bye. Ma? Che cosa? Ma cos'è? Ma si amano? Non ho capito. Coppia homo? È un bento? È un cestino del pranzo? Pieno di gessetti! Perché lei mangia i gessetti? Adoro! Lei aveva i gessetti per tutto il tempo? E non le ha dati ad Alphys! Ma che cazzo, Chris! No, vabbè, questi spretti di Susie sono bellissimi, raga. Questo capitolo è bellissimo, mi piace già. Mi piace già come iniziate. Si piacciono, palese. Non mi ricordo, ma faceva scattare del ridere. Damn. Coppia Yuri, sembrerebbe di sì. Senti, tienili tu, Chris. Hai ottenuto il gessetto. Aspetta, Chris, ma che cazzo è appena successo? Che significa tutto ciò? Perché Noel mi ha chiesto di fare i compiti con lei? Cos'è? Ha voglia di morire? Ha voglia di far cappare tutto nel compito? Aspetta un attimo. Chris, hai visto quanto era nervosa? E tipo, era imbarazzata? Chris, non penserai che lei ha scoperto le nostre identità segrete? Certo, Susie. Certo, è proprio questo. Sì, tipo la roba del mondo oscuro, no? Cazzo, dobbiamo tenere un basso profilo, Chris. Questa è la nostra cosa segreta, capisci? Comunque, basta aspettare, ok? Andiamo! Ok, let's go! Stiamo andando davvero di nuovo nel mondo? Sì! Che bello! Siamo subito nel Dark World! Adoro! Che figata, raga! Che bello! Prima del giorno, prof, in Italia si vota a maggioranza. Io ho una fan di Your Tour to Die! Teoria in live, il vero cattivo è il pennuto che ha rubato i poteri ad Astriel. Nell'ultimo capitolo dobbiamo combattere contro di lui. Perché pensi una cosa del genere? Proprio il pennuto, tra l'altro. Ok, che immagino che tu voglia picchiarlo, però. Sì, andremo a fare dei crimini e andremo in galera per sempre. Mi scasso. Oh, adesso finalmente possiamo aprire qua nei negozi. Possiamo andare nei negozi. Eccoci qua. Che prima era tutto bloccato. Ciao Chris, Susi, finalmente Ralsei senza cappuccio. È passato così tanto tempo. Sì, sì. È passato tipo quanto? Un giorno? Ah, sì, è poco in effetti, no? È solo che non avevo mai avuto degli amici prima d'ora. Amici. Il pennuto è quel coso, quel tizio, quel compagno di classe blu che rompeva i coglioni. Non è come il pagliaccio di Saturni. È solo... Ah sì, questo l'avevo già letto. Quindi non avevo mai aspettato così tanto per rivederli. Sì, pensa quando hai degli amici online che vedi solo 2-3 volte l'anno, Ralsei di merda. Vabbè, cercheremo di non farti morire di solitudine. Sono sicuro che anche Lancer vorrebbe vederci, no? Ehi, aspetta un attimo, dove cazzo è Lancer? Dove? Dove sono tutti? Non ti preoccupare, Susie, li vedrai in un momento. Aspetta qui, ok? Ok. Speriamo che non sia uno scherzo roba simile. Chris, ho qualcosa da chiederti.
Ho bisogno che tu ritorni nel mondo della luce e vai nella vecchia classe, quella a est dei... ok, degli armadietti. Ce l'avevamo andati, era tipo dove insegnava mia mamma, dove insegnava Toriel, se non erro, ai bambini. Dentro fai raccogliere tutti sul pavimento e portali qui. Potresti farlo? Ma che cazzo? Si può entrare? No. Ancora tutto spaccato. Qua è tutto spaccato. Qua è tutto chiuso. Io mi voglio equipaggiare. Uffa. Quindi Ralsei, non ti rimetti il cappuccio? Perché? Ero più carino prima? No, intendevo che pensi che io sia più carino adesso? Era molto meglio non vedere la tua brutta faccia, diciamo così. Oh, mi stai facendo imbarazzare! Chris, vabbè, vai e porta tutti quanti qui. E dove sei tornato l'ultima volta? Ok, vai a est dopo che sei uscito dal Dark World. Ah, posso salvare. Addirittura puoi scegliere il file di salvataggio adesso. Dove cazzo vai? Vuoi mangiarti una torta senza di me? Necessario Ralsei è un amore. Sì, è cute. Lo chinno un po'. Vediamo se effettivamente Ralsei. Ma è questo? Ah, è vero. Era tipo dove eravamo caduti, sì. E da questo lato non mi farà andare, immagino. Ah, posso andarci? Qua c'è il fantoccio. Ok, nessuno sta guardando. Vuoi abbracciarlo? Hai abbracciato il fantoccio. Non c'è niente di male ad avere un po' di extra morbidezza nella tua vita. Ah, c'era la porta qua. È bloccata, potrebbe non riaprirsi mai più. E dove cazzo andiamo allora se sta porta è bloccata? Vabbè. E se il penuto farà la fine del paese, c'è tante teorie per nulla, ma veramente ci pensi? No, in realtà penso proprio che... Penso proprio che ci saranno. Hai preso tutta la roba che c'era per terra. E l'hai raccolta in una palla gigante. Ma che cazzo. La porta è bloccata. Sei riuscito a mettere tutto dentro l'armadietto. Anche il rug, che non so cosa sia. Ma era questo che dovevo prendere? Ma capito che dovevo andare in una classe? Eccola! Quindi come sta Chris? Sta benissimo. Ah, vedi, ha usato il Day. Ha usato il neutro proprio, Alphys. Che ora si è interessato a Toriel? Sarà magari perché lui somiglia ad Asriel. Ma io penso che sia Asriel in realtà, però è strano che Chris non dica niente. Penso sia per chi vuole fare l'Anno Mercy Genocide. Cosa? Devi ingannarli dicendo che il penudo è un essere dell'oscurità malvagio, così lo picchieranno. Lo farò. Lo farò. Ah, tappeto. Ok. Aspettate un attimo, ragazzi. Scusate che devo vedere una cosa. Ah, i tanti file di salvataggio. Ok, ho capito adesso. Uno dei miei studenti preferiti, una vera star. Oh, meraviglioso. Non stanno facendo niente di strano. Ah, no, sono. Poi si gira e vede Chris con tutta quella roba in testa e senza espressioni. Adoro. No, sono normale. Cioè, è normale. Ah, meno male. Ero un pochettino preoccupato ultimamente. Solo ultimamente. Prendi. Cioè, stai tranquillo anche tu, Alphys. Io faccio il tifo per te, ok? Grazie. Non puoi permettere che tua madre scopri che stai tenendo in equilibrio
Una palla gigante di spazzatura, di pattume. E vabbè, e niente, torniamo nel closet. Ah, perché quindi è canonico che quelle cose lì sono gli abitanti del Dark World. Perché c'era anche Lancer, c'erano le pedine, queste cose qua. Quindi cioè, lo sgabuzzino era in quelle condizioni perché quelle cose erano effettivamente le cose che poi c'erano nel Dark World. È canonico. È canonico, sì. Questo l'ho saltato perché è andato direttamente a est, come ha detto Ralsei. Ma io, come sai, se non esploro proprio tutto, 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 cazzo, non sono io. Chris, dove sono tutti? Eccoli, quanti? Che bello! Finalmente hanno aperto tutto! Guardate chi è tornato, pagliacci! Pagliacci! Immagina, sui leggi una crisi genere, mi viene da piangere a pensarci. Ma in effetti ci sarebbero lo stesso i tizi. Il problema è che, cioè, io ricordo quando è uscito tipo il capitolo 1 all'epoca, comunque, tu le persone non potevi ammazzarle, semplicemente scappavano. Però è anche vero che immagino non diventavano tue amiche. Quindi com'è che funziona, onestamente, boh. Sono una brutta persona. Sono abbastanza facili in realtà. Penso che non appena ci giochi un po' di più ti rimangono in mente. Il pagliaccio stiamo cercando su Saturn, in realtà è qui. Adoro. Adoro. Regà, scusate, vado. Visto che devo rispondere un attimino a un messaggio. Vado un attimo. Mi assento un attimo per 2 minuti completamente, perché non, cioè, secondo me ha poco senso che sto qui e
E nel frattempo scrivo e non vi cago, quindi scappo direttamente per 2 minuti. Torno subito, nel frattempo mi prendo un bicchiere d'acqua, insomma, vado a far pipì magari e torno subito, dai.
Eccomi, scusate ragazzi, allora, hopefully, non dovrebbero esserci altre interruzioni. Allora, vediamo quello che mi avete scritto. Allora, no problem, vada, grazie carini, grazie ragazzi. Ciao Lisette, bacini. Ben arrivata anche a te. Ok, direi che possiamo riprendere, ragazzi. Bene, guess who is back? Cioè, indovinate chi è tornato? Pagliacci, Lancer, ma anche io. Lancer! Oh mio Dio, ma che bella questa animazione. Ehi, hey Chris, non so che cazzo hai combinato, ma... Sì, cazzo! Sono tutti qui! Ma che cazzo è successo al... Al castello di Lancer? Che cosa è successo? Non c'è più! Non c'è più? Sì, esatto, quando Chris si è girato la fontana, quel mondo oscuro è scomparso. Ed è ridiventata una normalissima classe. What? Ok. Quindi la classe era un mondo oscuro. Gira la fontana e ritorna una classe. Ok. E allora dove irà Lancer d'ora in poi? E no, non si è presentata Lisette, mi dispiace. E anche oggi non verrà perché si sta allenando per il torneo di Valorant, quindi, che tra l'altro inizia il giorno 17. Io la seguirò tipo ogni giorno, dal 17 al... Ah, cazzo, è vero, prima dicevamo, posso fare live venerdì, sabato, domenica, però bisogna vedere a che ora è il torneo, perché il torneo lo voglio seguire, onestamente. Comunque sì, si sta allenando per questo torneo, quindi... Non verrà neanche oggi. Quindi dov'è che vivrà Lancer d'ora in poi? Non ti preoccupare, Susi. Conquisteremo il castello di Ralsei come se fosse nostro. Lo faremo nostro. Chris, visto che hai riportato di nuovo qua i cittadini del mondo oscuro, il potere della nostra fontana trasformerà questa città sempre di più. Quindi ogni volta ci sono nuovi shop e nuove cose. Da adesso in poi tutti i nemici che noi risparmiamo verranno reclutati nella nostra città. Ecco perché mi dicevi quella cosa lì dello spare, della genocide. Quindi continuiamo a risparmiare i nostri nemici, ok? Comunque, perché non fate un giro? Possiamo andare a nord fino al castello. Ho una sorpresa speciale da mostrarvi lì. Non se io faccio una sorpresa per primo.
L'ultimo che arriva lì è un uovo fresco e fragrante. Vabbè, mi sa che sono io l'ultimo. Forza, Chris, vuoi lasciare che vinca? Io voglio esplorare tutto, tutto, quindi ritorniamo qua, vediamo se c'è altro. Ma? Oh, è proprio una magnifica città, vero? Grazie. Quindi, perché sono da solo qui? Sto riflettendo su me stesso. Ho capito che prima ero un codardo. Quindi volevo dirvi che lo sono ancora. Non ce la faccio proprio a stare nella società. Quindi vivrò per ora in cima a questa montagna. Quando sarò pronto a rientrare nella società, tornerò. Grazie, grazie per questa magnifica casa. Non la userò. Ma? Pure io. C'è un buco nel muro. Ma non c'è nulla dentro. Parlare col tizio. Sono io la musica leggermente altina. Non lo so, ragazzi. Devo abbassarla un po'. Ditemi. Teraclassi si è teletrasportato nel mondo oscuro. Non lo so se è così. In realtà. Piripiripi. Piripiripi. Chris, devo mostrarti una cosa nel castello. Oh, qua ci sono altri amici. Questa qui era la musica, sì, era la musica del castello. Anche tu la senti alta. Ok, non c'è problema, l'abbassiamo. L'abbassiamo, grazie, guys. Mister Società se n'è andato, vero? Lo sapevo che sarebbe successo, ma non è colpa tua. Tornerà un giorno. Senza alberi devo nutrirmi mangiando vestiti, proprio come fanno i vermi. Sembra che i vestiti siano un po' mangiucchiati, vuoi dargli un morso? Sì. Affondi la tua faccia nella guancia del manichino, che sono io con Ilaria. Chris? Ma non ci provare nemmeno, fa schifo, ha un sapore schifoso. Susi? Mi scasso, perché cammina con le mani dietro la schiena, Ralsei, what the fuck? Mi piace stare così, non dirlo a nessuno. Lel. Ma questo bruco non l'avevamo mai sperato, in realtà. Venuto da solo qui. No, è bellissima questa cosa qua della Pacifista d'oro. Questo tizio sembra che si stia godendo la vita più di me, forse perché è di un livello più alto. Grazie a te, comandante, siamo stati liberati. Dichiaro oggi il giorno una festa nazionale del sandwich al prosciutto dell'indipendenza. Ma che? Benvenuti a Link Town! L'hanno chiamata come me! Oh, meglio, ho saputo che si chiama in questo modo. Adoro! Che fanno qui? Un letto per tre persone, una persona a tre teste. Wow, la nostra casa è un dojo, mi fa venire voglia di combattere, non possiamo andare a dormire? Ehi, boss, boss, sono felice di avere un boss così carino che potrei addirittura piangere, ma non lo farò, perché sto lavorando. Piangerò a casa quando sarò con i bambini. Tu sei forte, ma c'è sempre tempo per imparare. Il prossimo step dopo i tutorial è l'allenamento. Quindi ti abbiamo costruito un dojo. Completa le nostre sfide di battaglia e ottieni dei premi favolosi. Nel frattempo potresti diventare anche un po' più forte. Ti faremo diventare il più forte, boss. Vabbè, proviamo queste challenge. Preferi rematch. Learn how to spare. Ok, ci sono anche premi diversi. Vecchietto che guarda i cantieri. Meriti una città nominata a te. Che cute, è tornata Ilaria. Ciao, ciao. No, sì, sembra.
ho messo il cibo tipo verso le 5 perché mi era rimasto un po', ma non lo stava mangiando. Ma perché era tutto. Sì, sì. Che stava nel coso del guida? Niente, in realtà. Incredibile, veramente. Ti saluta Nautilus. Ciao. Non so se l'hai sentito la risposta di Ilaria. Ok, prima sta challenge. Dai, let's go. Boss! Puoi anche agire e fare lo sperro allo stesso turno. Se sai che l'azione di Chris darà ad un nemico un 100% di mercy, puoi sperarli nello stesso turno con Susi o Ralsei. È vero. Allora, vabbè, prima facciamo check. Sconfiggilo per ottenere i suoi risparmi di una vita. No, non ascoltare, è l'azione sbagliata. Quindi posso fare shave e poi posso fare bello di mamma. Sperlo. Bello. Ah, addirittura ora ti mostra gli HP, la percentuale di HP e la percentuale di mercy. Pazzesco. No, vabbè. Incredibile sta cosa qua. You shaved, ok, hai rasato lo stubble, non so cosa sia. Ah, la barbetta. Più 100%. Cioè, è bellissima questa cosa qua che ti fa vedere l'indicatore del mercy che sale. Se si spera The Sixer Joe. Oh, mi stai risparmiando? Aspetta un attimo, ho un'altra cosa da ricordarti, boss. Vale la stessa cosa anche quando fai come si dice, stancare un nemico. Se un act lo renderà stanco, puoi usare pacify nello stesso turno. Sleepy Story, ma che è la favola della buonanotte? Facciamo pacify su Jigsaw Joe. Susi racconta al nemico una storia della buonanotte sul come lo picchierà il nemico se si è stancato. E Ralsei ha fatto pacify. Ce l'hai fatta, boss! Puoi riuscire a risparmiare i nemici subito. E le battaglie saranno molto più veloci. Bellina sta cosa qua. Non ho idea della rottura di coglioni che è il mio compito di grafica. Explain, Liset. Ti saluta anche Bombi, Giadi e Unlucky. E anche Liset non mi sta ascoltando perché si è chiusa. Sì, esatto. L'abbiamo rasato. Buona cena, Rika. A dopo. Una battaglia fantastica. Come promesso, eccoti il tuo premio. Abbiamo ricevuto $1, che era quello che gli avevamo droppato noi, tra l'altro. Va bene, facciamo altre challenge. Oh, $100. Great challenge. Ottieni 100% TP senza essere colpito. Ok, proviamoci. Great. Ma solo così, con i punti di tensione? Damn. Dai, ce la posso fare. Dai, ce la posso fare, sono a metà. Merda! Ho sbagliato. Vabbè. Non si può fare sempre tutto al primo colpo. Adesso ho capito come fare, guarda. Mi ha dato il consiglio di fare le cose, di muovermi a poco. In effetti è molto più facile così. Let's go! Che battaglia meravigliosa! Come promesso, eccoti il tuo premio. Yahoo! Vediamo. Pro gamer. Se ricalcare un albero, il fatto è che è pieno di dettagli minuscoli. Mamma mia, che rompimento, tipo gli sfondi. Non è più il compleanno di Clover. Questa volta non sarà facile vincere contro di lei. E allora facciamo topic long. Ma che c'ha? Ah, prova a indovinare la cosa preferita. Un tempo più lungo per provare a indovinare. Ok.
arrivato un follow, grazie mille a GabFair1905. Benvenuto o benvenuta nella cerchia dei babbuzzi. Come va? Difendiamoci. T'accolto difesa 2, se sono meglio di una, 3 forse no. Quanto ci conosci? Non ci conosci proprio per un cazzo. Ma che è sta roba? No, bestia. Oh, ma ho anche molti più HP rispetto a prima, o sbaglio? Non sono proprio di così tanti. Allora, proviamo a fare topic. Poi difendiamo, con te ci curiamo, Chris. Allora, vediamo. Rolls. Ok. Ho trovato un topic che gli piace, adoro. L'ho fatto completamente a caso, Merda! Mamma mia, per quanto. Allora, curiamoci. No, che sto facendo? No, pacify. Ho sbagliato. Numero 3. Beh, per forza, cioè. Non ho letto neanche gli altri, ma appena ho visto il numero 3, per forza gli doveva piacere a Clover. Ah, quindi se usi l'azione in combo hai più tempo per scegliere, per vedere tutte le opzioni. Potrei anche farlo, onestamente. Vediamo. Cute Boys, numero 2, era Cute Boys, mi sa. Sì, più 35, ci siamo quasi, raga. Ci siamo quasi, ce l'abbiamo quasi fatta, dai. Bene. E quanto siamo di 90%? Damn, quasi. Dai, l'ultimo. Turtleneck puzzle crime. Ah, tartaruga non credo. Proviamo puzzle. Sì! E vai! Ce l'abbiamo fatta! No, bestia. Beh, spare. Vabbè, ora lo facciamo defend. Let's go! In questo video ci sarà un momento filosofico con musica triste in sottofondo. Non lo so, no. Mi piace il vecchio stile. Sì, era bello, effettivamente. Si chiama Clover e attacca col segno dei fiori. Carino come dettaglio. Sì, era il primo capitolo, era tutto basato sui semi delle carte da gioco. C'era appunto Lancer che era picche. C'erano i nemici a forma di cuori, i nemici a forma di quadri. Infatti c'è il letto a forma di fiori, vedi? E poi Club. Ah, perché Clover sarebbe in realtà il quadrifoglio, è vero. Però tipo Club è il simbolo dei fiori, che appunto è a tre pallini, e loro avevano fondato un club, capito? Cioè, vabbè, c'è tutti questi giochi di parole stupide. Battaglia meravigliosa, come promesso, eccoti il tuo premio. Un club sandwich, vedi? Che poi è effettivamente il nome di una cosa che si chiama club sandwich. Ah, ok, li abbiamo vinti tutti. Sembra che non era il nostro destino quello di combattere. Buon per te, spero di non incontrare i miei amici. Oh, finalmente un dojo per persone che hanno una forma normale. Mi allenerò per il torneo. Ma quel torneo? Sono il Battle Master. Chiedimi quello che vuoi riguardo le battaglie. Grazing. Quando i cosi muovono. Quando dei proiettili mirano direttamente a te, prova a muoverti lentamente. Il proiettile colpirà dove eri prima, non dove stai andando. Quindi sfrutta questo vantaggio e muoviti a poco. Guadagnerai dei TP e non verrai colpito. Che non vedo però. Buca. Aspetta. Donna. Che amore. Aiuto. Che amore. Madonna, questo gattino. Ciao, sono nuovo, bellissimo Deltarune capitolo 2. Ben arrivato. È ben arrivato con la faccia di Sekhmet. Ben arrivata.
Gabferro, grazie mille di essere qui. Io l'ho appena iniziato, sono in blind, quindi ti prego di non fare spoiler, lo dico giusto per chiarezza. L'ho appena iniziato, come puoi vedere, ma mi è piaciuto, mi sta piacendo veramente un sacco. Vabbè, loro hanno già raggiunto. Vabbè, sì, hanno già raggiunto. Vabbè, questa cosa qui che dovevi donare i soldi, non ce ne frega un cazzo. Sta pure parlando in rima. Mi interessa nulla. Hitbox. I colpi non sono sempre come appaiono. Più sono grandi, più cioè meno ti devi spaventare. Perché verrai colpito solo all'interno, diciamo. Quindi impara la misura. Cioè, quello che sto dicendo è che magari quando Jevi aveva le paperelle, non era proprio tutta la parte della paperella che ti faceva male, ma solo la parte più interna. Quindi sì, la questione delle hitbox è un po' complicata a quanto pare. Benvenuto da Link Town. Ah sì, questo ci avevamo già parlato. Vediamo che vuole questo qua. Ah vabbè, ci hai portato qui alla tua città. Vabbè, che magnifica città. Vabbè, comunque manca qualcosa a livello d'arte. Forse poi potreste portare qui un cattivissimo dittatore o altre robe, ma sembra che a ti piace questo posto. Spera che ti piaccia anche a te. Mamma Miba, benvenuti alla nostra, come, bakery. Non è la pasticceria, no? Tipo la panetteria. Boh, vabbè, il nostro chef speciale inforna un sacco di cose. Ma? Che fa Lancer? Oh oh, sono lo chef Lancer. Prova i miei biscotti fatti a mano. Sono gratis però hanno un prezzo. Qual è il prezzo? $0. Che stupido. Adesso vi dichiaro moglie e biscotto. Oh, che bello, ho ottenuto un altro Lancer Cookie. Lancer Cookie, ne vuoi uno? Sì. Ne hai già uno. Aspetta, mi sto ancora rigenerando da quando ho fatto l'ultimo. Bene, bene, benvenuti alla Top Bakery. Sono il fabbro di questa bakery, Malius. Non so a che cazzo servono questi strani oggetti, ma usando le mie skill posso fondere oggetti per crearne di nuovi. Wow. Pane? Cos'è questa tecnica di cui parli? Il tuo corpo è un'arma, devi prendertene cura. Proviamo la mia tecnica. Vabbè, in realtà non credo che fossi danneggiato, però era solo per farlo. Vediamo che oggetti abbiamo che potremmo fargli fondere. Abbiamo ancora sta glow shard. Ah, il suo valore aumenta dopo ogni capitolo, quindi si può vendere. E abbiamo ancora il Choco Diamond, abbiamo il Club Sandwich. Ah, 70 HP a tutto il team. Minchia, un sacco. Ok. Questo resuscita con max HP. Questo è un coso che dà 50 HP. Questo è White Candy. Madonna, 120. Un altro Club Sandwich. Un Lancer Cookie. Ok. E abbiamo anche questo qua. Questo me l'ha dato Jevil, mi sa. Lo Shadow Crystal. Oh, vediamo se posso fondere qualche oggetto. Colcab è anche il nome di un cocktail, Lel. Sì, come diceva Gab, mi sta piacendo un sacco, rima tantissimo. Anche le cose che ha aggiunto con l'indicatore di Mercy, eccetera. Fighissimo. Sai come, che tipo di personalità ha? È un fesso. Non si ribella mai. È un po' cagasotto, cioè quando ci sono estranei si nasconde sempre sotto il letto, anche con il suono dell'aspirapolvere si nasconde sotto il letto nonostante l'abbia sentito già da 3 anni e che lo sente quel suono, però si spaventa lo stesso. È super coccoloso, e anche con le persone che non conosce, dopo che si spaventa e si mette sotto il letto, dopo una mezz'ora già si fa coccolare, non morde mai, è troppo un fesso. Il gatto si chiama Sekhmet. Troppo carino. Un patatino. Allora, ah, ecco. Questi sono i cosi che posso ottenere. Allora, con 2 Double Burger può farti un Double Double Burger. Con 2 Amber Card. Ok, puoi ottenere una Silver Card.
con i due fiocchi puoi ottenere il fiocco gemello, con queste cose qui puoi ottenere la spec band. Ok, 10% more tension. Oh, quando ti avvicini ai cosi. Però questi qua ancora non ce l'ho, e neanche questi qua ce l'ho. Una strana. Ok, allora io in realtà le due Ember Card mi pare che ce l'ho, solo che una ce l'ho equipaggiata, mi sa. Allora una la tolgo. Come faccio a togliergliela? Come faccio a togliergliela? Ma scusa, allora, Dice Brace. Un attimo, facciamo un attimo così. Eh no, però adesso Guarda, come faccio ad equipare un oggetto? Strana sta cosa qua. Lui mi dice, ehi, giù le mani. Ma che significa giù le mani? Il ribbon ha solo il white. Quindi l'altro ribbon non ce l'ho. È strano però che non posso, cioè che non posso toglierglielo. Volevo creare la silver card. L'Iron Shackle ce l'ho pure, ma non ho il Glow Wrist. Aspetta, ma forse posso comprarli dal tizio qua sopra, ora che ci penso. Nel cielo shop, sono stupido pure io. Bow bow. Sono solo un block. Ok, bro. Ah, c'è lui. Ok, allora posso comprare l'Ember Card. Spooky Sword ce l'ho già, sì. Allora io comprerei un'altra Ember Card. Poi voglio comprare due Dark Burger che li voglio fondere per creare così. Gli faccio talk, dice sempre le stesse cose. Quindi siamo adesso in un nuovo mondo. A right of the heels of defeating that clown. Che significa questa cosa qua? Un peluche, insomma. Sì, mamma mia, non si ribella. Ho litigato con mia madre e lei adesso sarà raccontato quello che è successo a mio padre. Mi vedo un sacco triste. Beh, non penso che lo stia facendo per rinfacciartelo, ma perché... Boh, tu... Penso che pure tu quando ti succede qualcosa senti il bisogno di raccontarla a qualcuno, no? Penso che per lei sia un po' la stessa cosa. Perché alcuni nomi hanno vicino la pizza e il badge da abbonato. Esatto, esatto, grazie Elisette e Giadi. Quando insegna Mother 2 o More, il team perfetto è di 4 persone. Quindi nelle mie teorie che Chris avrà un nuovo alleato in battaglia. Però la profezia diceva che gli eroi erano solo 3, quindi... Mother 1 insegna che in realtà il team è di 3 persone. Sembra che ti abbia dato qualcosa. Ah, parlava di Jevil. Sì, forse non l'hai notato, quel cristallo è quasi invisibile, ma lo stai tenendo per tutto questo tempo. Ok, te lo toglierò io dalle mani e lo appraise, non so cosa significa. Incredibile pensare che avesse un cristallo oscuro. I cristalli oscuri si chiamano così perché puoi vederli solo nell'oscurità. Chiamala una premonizione, ma penso che ne troverai altri. Se continui a sconfiggere dei forti avversari come lui. Quindi ci sono, in ogni capitolo ci sarà un boss segreto in pratica. Se ne ottieni altri, portameli qui. Sono sicuri che potrò metterli insieme per creare qualcosa di incredibile per te. Bella sta cosa qua, raga. Comunque, che ti spinge a fare anche... Cioè, ti spingono anche a fare sta cosa qua perché poi ti dà forse qualche armatura super figa che ti aiuterà.
Se riesci ad avversari e a sconfiggere avversari ancora più forti, ne potrai trovare altri. Fai del tuo meglio, potrà essere difficile, ma sei sicuro che ne varrà la pena. Ok. Fa sempre, è sempre un po' creepy quel tizio, Ok, mo. Dammi le cose che ho richiesto. Allora, dammi un double burger, sì. Let's go. E poi dammi anche una bella silver card. Let's go. Ok, dunque, quindi vediamo quanto dà sto double burger. Ah, ok, quindi ti dura due volte. Puoi dargli due morsi. Figo, ok. Equipaggiamo la silver card. Ah, vedi, ti dà dei soldi in più e ti dà pure uno in più di difesa. Nice. Nice, nice, nice. Perfetto. Ok. Entriamo pure nel caffè a questo punto. Ah, qui c'è il tizio. Volevo, avrei voluto, come si dice, essere il proprietario della bake, come si dice, del forno, diciamo. Ma qualcuno sta già lavorando lì. Un caffè che serve dolcetti. Che disgrazia. Quale altra cosa umiliante succederà dopo? Ma... è buono che avete fatto pace, vero, sono d'accordo. Grazie anche a te, Simo, che mi consoli sempre. Non è vero, non ho fatto nulla di che. Premio. Mamma mia. Finché la ragazza viola sarà al tuo fianco, non ci sarà nessun premio da parte mia. E chi se ne frega? Anche Ralsei può fare una torta. Ma la mia unicità come maestro tortaio. E vabbè, comunque non fate caso ai miei dolcetti, sono un po' salati oggi, per le lacrime. Ma perché ce l'ha con Susie? Che pezzo di merda. Ma che cazzo? Li posso reclutare? Ma... capitolo 1, livello 2. The fuck? More info. Ma che cazzo significa? Aspetta. Non ho capito. Dovrebbe essere il mio amico di qualcuno, ma forse no. Io ho 2, attacco 4, difesa 5, elemento gioiello. Gli piacciono le cose che brillano, non gli piace lo sforzo. Un cuore con un grande cuore. Supporta sempre gli altri con i suoi proiettili. Livello 2, attacco 5, elemento cuore. Gli piace il lucida labbra, non gli piace il dramma. Pawnman, il pedone. Vabbè, vive la vita un quadratino alla volta. Gli piace dormire, non gli piace andare indietro perché il pedone non può indietreggiare. Attacco 4, difesa 5, elemento ordine. Rabbic, un coniglietto di polvere. Vabbè, gioca sporco, ma gli piace anche giocare pulito. Gli piacciono i posti impolverati, non gli piace l'aspirapolvere. Attacco 4, difesa 5, elemento coniglio di polvere. Bloxer, vabbè, un lottatore che cambia forma. Bloccare non è il suo forte, perché bloccare nel senso come blocco, perché è fatto di blocchi, vabbè. Piace gli allenamenti, formal shoeware, non gli piacciono le calzature eleganti. Elemento lotta. Jigsawry, piange di gioia dal fatto che tu sia il suo boss. Gli piace incastrarsi, non gli piace l'ascia di Susie. Elemento mouse puzza, topo puzza, ma che significa? Rudin Ranger, vabbè, gli piace sucare. Show getting tapping tape do, non ho capito che significa, vabbè. Ma non sto capendo. Anche se è più forte di Ati, sembra avere meno amici. Gli piace la pace, la tranquillità. Non gli piace essere da solo. Attacco 5, difesa 5, fortissimo. Scusa, se io faccio place, che significa? Ah, ok, semplicemente posso cambiare la conformazione del bar. Ma perché? A che serve? Vabbè, due, ce ne sono due uguali, non li metterei. Allora, facciamo... allora, io direi che... allora, lui che non ha amici, gli facciamo trovare un amico. Lo facciamo parlare con quest'altro. E
Poi mi piace il Bloxer, mi piace, quindi mettiamolo qua. Non ho capito se serve a qualcosa sta roba, però va bene. Il jukebox è rotto. Forse non ne troverei mai uno che funziona. Limonata, per favore. Ati sta facendo ad assaggiare al capo Ati un po' del suo latte. Ed Ati non sembra più così solo. Tutto suona, cioè tutto ha un gusto migliore quando è un corpo di normale. LOL. Non ho capito se serve a qualcosa, forse in base alle combinazioni che fai. Tra eroi uno scudiero, cioè un poveraccio che ci fa da schiavo. Succhiri. Ah, ma quelli che non metti qua, poi mi sa che compaiono qua, forse, quelli che non metti nel caffè. Tipo, c'era prima il boxer qui, forse adesso è scomparso, o no? C'era tipo il boxer qui, da qualche parte. Ah no, c'è ancora. Ma? Mi piace essere così, non dirlo a nessuno. Ma ha cambiato. Prima ce l'aveva normale il corpo. Ma che cazzo? Ma che è successo a te, Ori? Appena ho visto sta cosa qua, ho pensato pure io che si era realizzata la tua teoria. Perché pensavo potevo reclutare uno di loro. Invece no, in realtà puoi solo piazzarli. Piazzarli lì. Return recruit. Ah, ok, puoi storage. Oddio, puoi mettere le cose che non ti servono. Che figata. Puoi metterli nello storage. E i recruits. Ah, ok. Ah, ti fa vedere tipo quelli del capitolo 1, del capitolo 2, li abbiamo. Così puoi tenere. Puoi tenere traccia, diciamo, dei tuoi progressi. Che figo, no? Vabbè, sto capitolo 2 si è proprio superato. È un manuale, vuoi leggere? Ok, recruit. Vabbè, se fai spero, pacify, abbastanza nemici dello stesso tipo verranno reclutati. I reclutati appariranno nella tua città. Chissà se cosa succede se li ottieni tutti. Puoi controllare appunto i recruiti di quell'area e i save point. Alcuni boss sono esclusi. Che figata. Allora li devo reclutare tutti. Controlli. Va bene, li puoi cambiare. A, conferma, interagisci. B, cancel. Vabbè. Apri il menu. Vabbè. Ci interessa. Vediamo se item storage. Adesso avrei accesso appunto a un deposito, ai save points. Quando non hai più spazio, gli oggetti che trovi o compri. Ah, vanno mandati in automatico allo storage. Che bella cosa. Che figata. Oddio, adoro. Adoro, è bellissima sta cosa qua. Stupenda. Buona cena Lisette. Non lo dica mia madre, è abbastanza infantile a volte. Damn. No, non lo so perché alcuni sono livello 1, 2, dipende da quando li ho affrontati, mi sa tanto. Fa un po' paura spostarsi in un nuovo posto, ma in quanto palla non c'è niente da sferare eccetto sferarsi. Ma che significa? Principe Ralsei. Vabbè, terrò qui il tuo cappello fino a che non ne avrai bisogno. Oh, adesso possiamo andare un po' più avanti con la trama, finalmente. Vabbè, Ori, boh, spero che. Ma porca puttana! Ma così tanto è questo dello zainetto? Così tanto è questo dello zainetto? Porca troia, è bello però, Gesù Cristo. Damn. Ah, Fear, ok, grazie, The Multiface. Innanzitutto benvenuto o benvenuta. Nello streaming, mi sa che questo è il primo messaggio. No, grazie, mi hai spiegato tu quel gioco di parole. Non l'avrei mai capito. Qualche presenza di Gaster, sicuramente sì. Però potrebbe essere un easter egg che non trovi facilmente. Noi avevamo trovato l'uovo. Che fine ha fatto poi quell'uovo? Boh, sai che non me lo ricordo. Ah, volevi solo far sfoggere la tua grandissima casa, eh? No, quello che volevo mostrarvi è il piano di sopra. E come si arriva? Da qui?
BF Basement. Il basement, quartiere generale per i ragazzini cattivi. E qua invece si sale. Secondo piano, vabbè, quartier generale. La porta è bloccata. Che cosa sei, un calderone da strega? Mi ero quasi dimenticato. Qui è dove cucino. Cucini tutto in un pentolone da strega, appunto. Ovvio. Cucina nel calderone è molto, cioè, come dire, è molto comodo. Dai, forza. Ma la torta veramente gli ha dato come l'aveva promessa. Un po' spessa sul frosting, cos'è, la tipo la base tipo croccante, cos'è. Ma era da dividerci tra di noi. Ma sì, eravate liberi di intercettare se la volevate. Sto male. Ma come? Sta violentemente proteggendo la prigione. Ma quindi ci sono bad guys questi? Ah, c'è pure lui in prigione. Suga, puppa. Oh, i lucenti. Siete venuti per umiliarmi? Sì, bro. Sì, bro, però devo fare la pacifist, quindi dico di no. Signor re, i lucenti hanno riportato tutti qui in sicurezza. Se potresti riconsiderare la tua posizione, allora. Ah, sì, e vivere in un regno. In un regno, come si dice? Governato da te? The lightness little pezzi. Non so cosa significa. Tipo l'animale da compagnia dei lucenti. Stare in questa cella è molto meno umiliante. Adesso, se ve ne volete andare dal cazzo. La mia grande ruota da criceto si è fatta fredda. Ma veramente va sulla ruota da criceto? Comunque, mio figlio è felice? Come se te ne fregasse un cazzo? Lo stavi per lanciare da un palazzo. Ah, il tuo pregiudizio ha reso il mio bluff molto effettivo, vedo. Ah, quindi era solo un bluff. Beh. Cap. Comunque, anche se l'avessi lanciato, lui avrebbe semplicemente rimbalzato. Mio figlio è una piccola zucca rimbalzante. Che cute. Non ti parleremo mai più, coglione. I giorni orari delle live di solito sono in live dal lunedì al giovedì tra scusate, comincio tra le 18 e le 19, a volte alle 18 come oggi, a volte alle 18:30, a volte alle 19. Dipende, però gli orari sono quelli. Io mi spammo molto su Instagram, quindi se volete essere sempre aggiornati, potete seguirmi su Instagram, chiocciola linktrolls, senza O e con una S. E lì faccio sempre la storia, metto pure anche il countdown, così potete attivare le notifiche. Cioè potete attivare la notifica del countdown ed essere avvisati. Vedete, da un po' che ti seguo, probabilmente non ho mai scritto in chat. È un peccato, scrivete ragazzi, scrivete. Benvenuto, benvenuta, come ti devo chiamare? Face, multiface, come preferisci. Cioè io sono chill, sono tranquillo, sono contento se scrivete in chat, anzi. Si chiacchiera un po'. Abbiamo deciso di vestirci come re. È uno scambio culturale. Ah, quindi come scimmie. Cioè il re è una scimmia. Cos'è una scimmia? Una foca, un elefante e qualche altra cosa. E appropriazione culturale. Siamo ancora dietro le sbarre per un qualche motivo, ma va bene così. Ormai ci siamo affezionati a questo posto di merda dove veniamo vestiti come animali. Ma che significa? Ma perché sono ancora dietro le sbarre? Sono cattivoni pure loro, allora. Ho una sorpresa per voi due. Ho fatto delle stanze per voi. Stanze? Sì, così potete stare qui quanto volete. Sarei felice se questo posto potrebbe essere come una seconda casa per voi. Un posto dove potete andare. A prescindere da quello che sta succedendo al di fuori. Beh, ok, darò un'occhiata. Che bello. Oddio. Ehi, Ralsei, che c'è qui sopra? Altre stanze che sto ancora ristrutturando. Quindi la tua stanza è lì sopra? Sì. E che non l'ho ancora spolverata. Sì. Come se avessimo bisogno di vedere la tua collezione da nerd. Quindi questa è di Lancer, questa è di Susie e questa è la mia. Perché quella di Susie è una caroncina? È la stessa di Lancer, solo che l'hanno semplicemente trasportata qui. Il capitolo 3 dovrebbe uscire, se ho capito bene, in
insieme al 3, il 4 e il 5, tutti insieme sono a pagamento. Quello utente di Twitch che aveva il stesso nome non c'è più. Veramente, si è liberato il nome? Damn. Scusate ragazzi, torno subito. Scusate se ogni tanto mi assento, guys. Prometto che non lo farò più. Che suono era? Era... non lo so perché fa questo suono Lancer. Gli piace fare... esatto, quello delle scoregge finte. Adoro. Allora, ok, ci sono. Allora, esploriamo questa stanza di Lancer. Wow, è molto meglio di quanto ricordassi. Adesso ho persino il mio letto. Non devo dormire più in una buca. Ma ce l'aveva già il letto. Solo che, esatto, pensavo che ce l'avessi già un letto. Solo che mi ricordo che c'era la bici buttata di sopra. No, era per la bici. Ma che cazzo. Questa è la migliore stanza di sempre. Come fai a sapere quello che mi piace? Sì, avevo tipo un po' un presentimento. Il Quasimodo della gentilezza. Ma che significa il Quasimodo della gentilezza? È un lettore CD. Vuoi ascoltare i contenuti? È pieno di... ah, ecco, più che il rumore delle scoregge è il rumore di quando, esatto, di quando in un cartone animato qualcosa si spiacci, che fa... è una cosa che si usa per scavare. Mi piace che il mio pavimento è pieno di buche. Ah, ho trovato le rupie. Ma in tutti c'è? Ah sì, queste le avevamo già esplorate, mi pare.
È una buca. Questa è quella di Susi. Wow, con le asce. Susi, questa è la tua stanza. Ho provato a renderla in un modo che potrebbe piacerti, però puoi metterci qualsiasi cosa vuoi. Spero che ti piaccia. Così bella, perché è tutta rosa, però c'è anche tipo gli spuntoni, queste cose qua, è fighissima. Ah, la mia stanza, chissà com'è la vera stanza di Susi. Sì, è cool, no? La mia stanza, così. Quanto ti ci è voluto per farla? Beh, dall'ultima volta che vi ho visto, io... quindi un giorno... Wow, sei davvero un piagnone, non so cosa significa, lo sai? Credo che le piaccia, Chris. sei geloso che abbia una stanza così figa, guarda, Chris. Vabbè, è un coso pieno di vestiti e un sacco di borchie. Tutti i vestiti si stanno praticamente strappando tra di loro. Sei geloso, Chris? Susi, tu non hai letto il manuale, quindi l'ho messo qui per te. Ok, lo leggerò prima di andare a letto. Sicuramente mi farà addormentare. Wow, ma c'è di tutto qui dentro. Pinecones, non so cosa sia. Gessetti, muschio, salsa, pezzi di ghiaccio. Cos'è? Breadcrumbs, tipo la... quando fai il toast e tipo si carbonizza, ecco. Joe Breakers, non so cosa sia, spacca mascelle e anche del vero cibo. Wow, un letto con le borchie. Adesso potrò infilzarmi durante la notte. Finalmente qualcosa di bello. Ma che cazzo. Vediamo la mia stanza. Ma è uguale a quella vera. Beh, certo, se mio fratello effettivamente mi conosce. È muschio decorativo, sembra delizioso. Perché la tua stanza del muschio? Però è speculare. Perché i trofei ce l'aveva Asriel nel mio mondo. Guardaroba piena di un sacco di vestiti. Potresti indossare qualsiasi cosa tu vuoi. È uno scaffale. Vabbè, ci sono un sacco di robe messe dentro. È un posto per il tuo manuale. Sì, ho pensato che forse potevo metterlo qui nel caso ne avessi bisogno. E il tuo letto. Sembra molto soffice, come se dormissi in un sogno. Ok, beh, abbiamo esplorato tutto, ce ne possiamo andare adesso. Possiamo cominciare a giocare adesso. Quindi adesso che facciamo? Esplorate la città fino a che non vorrete andarvene. Ah, come se ce ne andassimo, vero Chris? Beh sì, ce ne andremo, perché io mi sono rotto il cazzo, voglio andare all'avventura. Però comunque sì, le aggiunte che ci sono state sono incredibili, raga. Cioè, veramente pazzesco. Veramente pazzesco. Mi piace un sacco come è iniziato sto capitolo 2, onestamente. Vabbè, noi avevamo già esplorato tutto, quindi mo ce ne possiamo andare. Ma andarcene da qui? Aspetta, Chris, ce ne stiamo andando, ma siamo appena arrivati. Non voglio andare a fare il nostro progetto di gruppo. Ah, avete dei compiti? Sì, beh... Susi, Chris, dovreste farli subito, la scuola è importante. Che mommy. Cosa? Sans in Undertale. Non so se è lo stesso suono, onestamente. Mancano i gessetti. No, c'era, vedi, nel frigo alla fine c'erano, quindi... Senza la regalerei a Aubrey, ci sta anche con lei, considerando che è rosa. Il tappeto con l'animazione d'attacco. Ah, ecco cos'era. Volevo fare pace prima di andare a dormire. Che bello. Che bello, sono contento, Ori. Uguale senza la parte di Asriel. Sì, però, ripeto, i trofei stavano nella parte di Asriel, invece quelli sono stati specchiati, quindi è un po' strana sta cosa qua. Credi che in questo mondo Asriel esista? Ma io pensavo che fosse Ralsei, onestamente, Asriel. Però non capisco perché Chris non lo riconosce. È un po' strana sta cosa qua. Su tappeto ha pure i colori verde, rosa e blu. Giusto, verde, rosa e blu. Pure proprio in questo momento si è messi a triangolo. Visto te l'ho detto, sì, no, ma è bellissimo.
Susie lo saprebbe, conosce la famiglia di Chris, ma anche Asriel stesso, cioè, ora Halsey, vabbè, è strano che non abbia detto niente vedendo Chris, cioè, è strano, però è anche strano che, cioè, Asriel in teoria era al college, quindi non è più la scuola. Però, tipo, allo stesso tempo loro non possono sentirlo perché non c'è internet. Quindi, cioè, forse... No, vabbè, col telefono penso che si possano sentire con Asriel. Quindi sarebbe un po' sas se lui in realtà non fosse all'università, al college, quello che è, ma fosse in realtà nascosto qui. Cioè, boh, non lo so. Qui sei indietreggiato quando Asriel si è cacciato il mantello, quindi una reazione l'ha avuta. I don't know, è molto strana sta cosa qua. Vi bandisco da questo regno finché non iniziate il vostro progetto. Va bene, lo farò. Cazzo, vaffanculo. Susie, non ti preoccupare, ti aiuterò anch'io. Aspetta, Lancer, forse non dovresti. Troppo tardi, ragazzino gentile. Forma dell'amicizia. Ma? Ce lo stiamo portando? Lancer è stato aggiunto ai tuoi oggetti chiave. Cosa? Dove cazzo è andato? Non ti preoccupare, sono entrato nel tuo inventario. Sarò nella tasca di Chris. Ah, perché il pupazzetto, il peluche che abbiamo visto prima. Non so cosa significa, ma ok. Non vi preoccupate, anch'io vi aiuterò. Ma siamo bene così. Però come team siamo fantastici. Ok. Rules è diventato un oggetto chiave anche se nessuno lo voleva. Vabbè, comunque basta così, andiamo. Non lo so, Nautilus, perché c'è comunque la questione che appunto, cioè, non è chiaro se questo sia lo stesso universo di Undertale, se è una cosa parallela, perché non ti hanno detto un cazzo. Io ho la sensazione che questa cosa non verrà mai completamente spiegata, perché in Undertale c'erano tante cose che non ti venivano comunque spiegate. Buona fortuna oggi, Chris, ci vediamo presto. Let's go! Ok, beh, immagino dovremmo fare sto progetto del cazzo. Almeno abbiamo Lancer con noi, giusto? Lancer, dove sei? Beh, immagino che alla fine abbia balzato, eh. Comunque, quindi, dov'è che dobbiamo andare? In biblioteca? La biblioteca dalla waifu. Beh, ok, va bene. Fammi vedere. Ball of Junk. Una piccola palla di cose accumulate nella tua tasca. E le rules card sarebbero... le carte da gioco. Ecco. Hai due carte. Ah, ok, il jack di picche e Lancer. E poi la carta delle regole, rules card, è letteralmente la rules card. Cioè la carta delle regole di gioco. Porca troia. No, vabbè. Pazzesco. Quindi lui, il re di picche, ovviamente il padre, mentre Lancer è il fante di picche, cioè il jack di picche. Che figata sta cosa qua. No, vabbè, adoro. Adoro. Adoro, sta cosa qua la adoro. Quindi si leggeva proprio letteralmente rules card. No, vabbè, mi scasso, ragazzi, sta cosa è bellissima. Adoro. Questa cosa è stupenda. La porta è bloccata. Questa è bloccata pure, immagino. Non puoi tornare qui per ora. No, vabbè, questa cosa qui era geniale, onestamente. No, le regole è rules card, là, quel tizio che non volevamo ma che si è aggiunto lo stesso. Perché il suo nome è proprio rules card. Vabbè, siete pronti per la danza? Vabbè, sì, bla 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 bla, l'avevamo già letto. L'avevamo già detto. Questa è la nostra classe, non c'è nessuno. Il computer è stato, il wallpaper è stato aggiornato. Buff and Branson Heroes, no? Vabbè, non so cosa significa.
Vabbè, sono cambiato, c'è scritto di stare lontani, vabbè, distanziamento coronavirus praticamente. Qua che dice, ti piace respirare? Ah, vabbè, questo l'avevamo già letto. Sì. Questo era il maledetto di tuo fratello, ma... Ed è il mio questo. Ed è vuoto. No, vabbè, pazzesco. Ma questa non è la biblioteca, no, questa è la stanza di Toriel. Ah sì, qua c'era il disegno della mamma. Vabbè, banchetti. Questo è una palla. E un'arancia. Non si sa se è sano per gli insegnanti mangiarla, lol. Il computer. È una foto di te e tuo fratello che giocate dei videogames. Tuo fratello sta usando il controller knock off. Non so cosa sia un controller knock off. Che cazzo è? Noi in Italia si gira come va, in Germania invece. Oggi si sta bene, tra virgolette. Ieri c'era tipo... Ma che è? Un ingorgo? Meno male, perché stavo dicendo se c'è roba da esplorare io mi ammazzo. Invece c'è, hanno messo apposta l'ingorgo per bloccare tutto. Oggi si stava bene, tant'è che io sono uscito a buttare la spazzatura vestito così. E non ho preso freddo. Buona cena, Lucky. Grazie, a fra poco. Ho sentito che un cane stava facendo delle ciambelle, quindi mi sono affrettato a venire qui. Ma ho scoperto che Donuts in realtà è il nome di un attacco speciale delle macchine. Ma che cazzo? Sembra una macchina. C'è anche un uomo dentro questa. Ti saluta felicemente. Lo traffico si sta muovendo con la lentezza di una lumaca. Mi piacciono le lumache. Il giorno di oggi potrebbe essere ancora migliore di questo. Undyne. Cazzo, stavo dirigendo il traffico come sempre quando un piccolo cane ha guidato qui una di quelle macchinine giocattolo nel mezzo della strada e ha incominciato a fare delle ciambelle. Ah, ma tipo quando fai il cerchio su te stesso, che lasci poi la scia dei copertoni e viene fuori il cerchio. E nel caos tutte le macchine si sono praticamente incastrate le une con le altre. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma i cittadini, i civili come te devono andare via dal cazzo. Ho bisogno di fare un po' di sollevamento pesi. Ma che significa? Vabbè, andiamo in biblioteca. Io l'altro giorno, raga, ho visto che c'erano 16 gradi in Italia. 16 gradi, ma come cazzo si fa? Volevo essere lì, porca troia. Aveva una versione seguace di Gaster in Undertale. Quale tizio? Quello nella macchinina? I pesi con l'auto? Non ha senso, sì. Ok, siamo arrivati. Il fottuto progetto scolastico. Vabbè, libri. Mi fanno davvero incazzare. Ehi, hey Chris, dove cazzo sono finiti tutti quanti? C'è qualcosa che non va. Va, come faceva il trio Medusa. Ah, che cercava ciambelle. Non lo so, io penso di averlo visto già da qualche parte quel tizio, però non mi ricordo dove. Oddio! Fanculo, andiamo a giocare a Space Pinball nel laboratorio. Oddio, ragazzi. Oddio, io non so quanti di voi hanno conosciuto Space Pinball. Se non l'avete conosciuto, vi siete persi tutto. Space Pinball era il gioco base che metteva Microsoft una volta nei computer. E io nel mio primo computer ce l'avevo. Ed era bellissimo. Quando all'inizio non avevi un cazzo tipo sul computer, appena comprato nuovo. E non sapevi che cazzo fare. Io mi ci chiudevo, ascoltavo la musica e giocavo al Space Pinball. Oh mio Dio, che bello. Questo gioca senza musica.
Perché in effetti tante persone ci giocano senza musica. No, vabbè. Quanti ricordi, raga. Quanti ricordi. Io adoravo il fatto che c'erano tipo già dei... C'era tipo questo gioco già preinstallato. No, vabbè. Che ricordi. Io lo giocavo senza musica. Io ci giocavo anche con la musica, mi piaceva. Però, wow, pazzesco. Veramente pazzesco. Cioè, che cazzo mi ha ricordato Susi dicendo Space Pinball? Perché sembra proprio una cosa che faresti, tipo... Soprattutto se non c'hai internet, eccetera. Cioè, che cazzo fai? Apri il computer e giochi a Space Pinball. No, vabbè. Adoro. Adoro. Non so, non ricordo neanche... Non ricordo neanche tipo qual era il mio record. Che spettacolo. No, basta. High score. Quanto è sto high score? Quanto è che ha fatto? 15 milioni. Sti cazzi. No, vabbè. Bellissimo, raga. Bellissimo. Adoro. Cambia Delta Runa Space Pinball. Subito. Subito. Sul tuo computer fisso del 1999. Mi sa che anche il mio primo computer era un Windows XP. Probabilmente del 2001, forse, una cosa del genere. No, di nuovo. Oh mio Dio, un altro mondo oscuro. È tipo l'interno dello sgabuzzino. Chris, non pensi che potrebbe essere un altro mondo oscuro? Beh, significa che non potremo iniziare il nostro progetto. A meno che, sai Chris, a meno che non ci sia una fontana oscura lì, tu potresti sigillarla e ritornerebbe di nuovo la stanza dei computer, no? Quindi che facciamo, Chris? No, possiamo usare il computer a casa mia. Chris, hai ragione. Cioè, hai detto una cosa vera. Ma hai fatto un errore. E l'errore di conoscermi. Perché quando io vedo un pozzo senza fondo, tutto ciò che voglio fare è saltarci dentro. E visto che tu sei con me, ti trascinerò anche a te. Forza, Chris. Let's go. E quindi ci saranno anche i due sfigati. Ci sarà anche la waifu. Ci saranno la waifu e coso. E il pennuto del cazzo. Oddio, quindi sarà veramente un party da 4? Oh mio Dio. Questa roba è nuova. È una cosa tutta futuristica. Perché è il laboratorio del computer. Quindi sembra che ci siano tipo i chip qua, queste cose qua. È più futuristico. Oddio. Sì, ce l'ha presa. Che cazzo è sta roba? I fili. Bisogna collegare i fili. Oh, oh, no. Questi fanno male. Shit. No, bestia, sono stupido. Scendiamo. Tutti sono... No, è una figata sta cosa qua che ogni volta, ogni Dark World si trova in un posto diverso e che prende le fattezze della stanza in cui ti trovi. Giustamente nello sgabuzzino c'erano la scacchiera, le carte da gioco e quindi si è creato un mondo basato sugli scacchi e sulle carte da gioco. Qui è un laboratorio di computer, quindi ci sono cavi, cose cibernetiche, cioè è una figata. È una figata. Link, please dimmi che la hai predictata. Cosa? Che ci saranno anche loro lì dentro? Per forza, perché hanno detto che andavano in biblioteca, quindi saranno finiti loro due pure qui dentro. Tutti quanti sono stati... Salvaci, lei ci... Qualcuno mi aiuti! La waifu? Sei tu? La waifu! La waifu! Qualcuno, per favore! Susi? È bello che tu sia qui, solo che... Scappa prima che sia troppo tardi! No! La waifu! Noel! E lui? Il pennuto? No! Aspetta, non mi dire che la forma che... No! Non mi dire che il pennuto è diventato... No, è una femmina, credo.
dall'aspetto, non c'entra col pennuto. Chi cazzo è? La scheda madre potrebbe essere, visto che siamo in un mondo cibernetico. La scheda madre è anche in inglese, si dice motherboard. Quindi avrebbe senso che ha un aspetto da MILF. Sì, ma nell'area del computer c'era anche il pennuto? Penso di sì, erano insieme, credo. Loro il progetto lo dovevano fare insieme. Wow, che incredibile sessione di studi. Chi cazzo sei tu? Sono conosciuto come numero seriale. Ok, quindi potrebbe essere veramente una scheda madre, comunque una componente hardware. Queen c'è scritto. Se prendi solo le lettere viene fuori Queen. C'è anche una X e una Y in realtà. Però c'è la Q, la U, la E e la N. Poi c'è il calice, c'è la coroncina nella poltrona, quindi sì, Queen. Non so se i numeri, boh, hanno qualche significato. Ok, ma voi idioti potreste chiamarmi Queen. Ecco, ovviamente, vabbè. Sì, come se mai ti potremmo mai chiamare Regina. Regina. Ok, Regina, ma noi non siamo dei ragazzi, dei bambinetti. Sì, gli adolescenti sono semplicemente dei bambini un po' più grandi. E gli adulti sono dei bambini ancora più grandi. Certo, da stupido diventi un grande stupido, ci sta. Non assomiglia a Lancer, Regina di picche. Non saprei, regà, perché... Cioè sì, ha la stessa palette di colori di Lancer. Ok. Però, cioè, la cosa peculiare di quel mondo oscuro è che c'erano le carte da gioco in quello sgabuzzino. Se qui non ci sono, non lo so se boh. Qui non è a tema giochi da tavolo, qui è a tema computer. Quindi boh. Non rende anche te allora una bambina? No, io sono un computer intelligente, ok, un computer. Computer? Beh, comunque, grazie per lo stimolo, ma adesso me ne devo andare. Ciao, 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 ciao. Aspetta, aspetta, perché hai catturato Noel? Avrei catturato anche voi, ma non ho più gabbie. Perché c'è scritto true? Ma perché l'hai catturata? In modo tale che può diventare una mia peon. Cos'è peon? Tipo schiava? Pedina? Sì, una mia pedina, credo. Nella mia missione di conquistare il mondo. Forse potrei fare... Ma? Potrei piazzare la sua faccia dentro un robot? Cosa e perché? Sembra una cosa bella. Vabbè, senti, lascia stare, cogliona. Nessuno trasformerà nessun altro in un robot. Ah, mi sembrerebbe una frase di dissenso la tua, eh? Vuoi combattere, perdente? Sì, lo voglio. Ok, allora ciao. Aspetta, un cazzo di secondo! Non ho tempo per frivolezze del genere. Comunque ti farei il culo. Ma forse qualcun altro vi potrà... Ecco. Potrà farvi divertire, ecco. Ma... Godetevi la vostra assimilazione. Ma che cazzo? Werewires sarebbero tipo i cavi mannari, sarebbero. Perché credo sia tipo per werewolf. Ma sono una figata sti nemici. Allora, ah, ma sono già tired? Sono già tired, però non hai ralzi con cui fare pacify, pezzi di merda. Allora, check. Defend. Controllati dai cavi della regina. E sta tipo, è sonnambulo e sta vivendo un incubo. Ma? Ok. Oddio. Allora, prima a fare jiggle jiggle. Ah, stai oscilli il tuo corpo
E il cavo si è scollegato un po'. Ma che cazzo? Ma che significa si è scollegato un po'? Perché tu hai fatto il... Damn. E invece se tiri il cavo, che succede? Ah, lanci Chris per liberare il cavo. Oddio. No. Troppo difficile. Nice. No, bestia. Brutto senza potersi curare, però. Allora. Quello quanto c'ha di mercy? 0%. Facciamo jiggle jiggle e con lei speriamo. Ah, ti dice anche quanti ne devi sconfiggere per reclutarli pure. Ma che è sto attacco? Ma è impazzuto. Difficilissimo da evitare. Allora, facciamo jiggle jiggle e con lei facciamo uno spell. Nice. Madonna, 214 dark dollari. Questi sono gli incubi dei cavi attorcigliati. Oddio. I can relate, mamma mia. Io i cavi, sebbene cerco sempre di tenerli ordinati, non farli ingrovigliare tra di loro, succede sempre. Ho visto, non so se avete visto la serie di Zero Calcare, strappare lunghi bordi. Pure lui si lamentava, tipo quando diceva che casa sua era divisa in quattro regni e c'era il regno tipo dei cavi aggrovigliati. Ma da soli si aggrovigliano, è inspiegabile sta cosa qua. Susi per waifu tutta la vita. Tutta la vita. Ah, ce la siamo cavati bene dopo così tanto tempo. Dai, andiamo a... Oh. Ce ne sono altri. Si sono calmati? Oh, meno male. Ah, li ha messi in modalità riposo, perché tu tipo i computer, queste cose qua, le console, li puoi mettere in modalità riposo. Porca miseria. Geniale. Ralsi, sei qui! Ho sentito una presenza oscura e sono venuto. Sembra che sia comparsa una nuova fontana oscura. Ralsi, hanno preso Noelle! Cazzo! Ma che pensava di fare nel nostro mondo oscuro? Se non facciamo qualcosa potrebbe... Non ti preoccupare, Susi. Tutto ciò che dobbiamo fare è sigillare la fontana. Sì. Tanto non mi dispiace vivere un'altra avventura, no? Forza, Chris! Let's go! Let's go, l'ha detto! Ho scritto io questo gioco. Prendere dei cavi attorcigliati meritava il divano di spade. Secondo me anche il tavolo dove poggiava la qualunque lo meritava, perché per me è la stessa cosa. Ma che cazzo? È un gioco, è Guitar Hero. No, vabbè, raga, sto capitolo è incredibile. No, raga, incredibile sto capitolo, veramente. Cioè, il primo era già bello, però... Oddio, ma cos'è sta musica? È bellissima! Ma è bellissima! No, raga, sta cosa tutta high tech è bellissima. No, vabbè, raga, è bellissima. Ah, vedi, fa vedere il capitolo 2. Non sai cosa gli piace, non sai neanche cosa non gli piace. No, vabbè, è incredibile. Il mondo cibernetico. No, vabbè, raga, ma cos'è? Ma sei impazzuto. No, è bellissimo, raga. È stupendo. È pazzesco, è incredibile. Io se riesco a prenderli entrambi. Teniamo uno solo. Ma come 50%? Ma poi io pensavo che facesse 100. Ma allora che senso ha? Damn. Ah, già, ma questi li posso pasifeare. Però, scusa, se faccio pasify vale come spare, no? Mi sa di no. Damn, non riesco mai a prenderli entrambi. Vabbè. Throw wire. Spare.
No, ho sbagliato. Porca troia. Vabbè, mo provo a fare Tired perché, giusto perché voglio vedere se funziona il recruit lo stesso. Vediamo. Ah, funziona anche col Pacify. Ok, sono stupido. Adoro veramente anch'io. Il secondo mi ha fatto innamorare del Tarun. Ma è veramente bellissimo. È veramente bellissimo, vi giuro. No, come te l'hanno spoilerato? Queen. No, poi la musica è pure pazzesca, raga. Ho sbagliato strada. No, anche raga, veramente. Cioè, mi sta piacendo un sacco. Glow Rearst. È uno di quelli che posso usare per fondere gli oggetti. Forse posso darlo a lei. Posso della Ember Card. Sì. Ma mi sa tanto che la verità su Ralsei non la scopriremo nemmeno nei prossimi capitoli. Probabilmente sarà una cosa che ti diranno verso la fine del gioco. Che cazzo? Oddio, cos'è? Ma? Ho fallito? No, ce l'ho fatta. Ma che cazzo è sta roba? Oh no, un'altra volta il DJ. Fa tempo con la musica. No, vabbè, raga, è pazzesco sto gioco. Non ho capito bene come funzionano quelle freccette, ma tanto non credo che bisogna per forza prenderle tutte. No, vabbè, raga, è incredibile, veramente. Ma questo cos'è? Il manuale? Ok, è una Cyberpedia liberamente modificabile. Ci aggiungo una nuova voce. Ralsei ha scritto un articolo riguardo il perdere il recruit, lo vuoi leggere? Ok. Da adesso sconfiggere i nemici con... Ok, con la violenza li farà perdere. Ok, un nemico perso non potrà mai essere più reclutato. Però i legami che distruggi potrebbero renderti più forte. Ok. Quindi anche qui, cioè, puoi scegliere se fare la Pacify oppure no. Però ovviamente hai dei bonus e dei malus a secondo di come ti comporti. Task. Oddio, che sono tutte queste azioni. Questo gatto selvaggio ha bisogno di un po' di management. Ma non mi dice più quanto ha di attacco, di difesa, queste cose qua. Non me le dice più. Che scam. Proviamo a fare petting. Ah, più 100% dà il petting. Lol. Ok. Apriamo l'altra azione, allora. Roar. E con te facciamo lo spare. Ah, si sono stancati. Ok, quindi puoi fare Pacify con il Roar. Col pet lo fai diventare addomesticato. Col Roar, ok, lo fai diventare Tired. Vediamo con la vocina gentile cosa succede. Ah, tutti i nemici. Va tutto bene gattino. Non è come parliamo normalmente. Ah, quindi se usi quello puoi fare spare. Puoi avere lo spare su tutti in un colpo solo. Ok. Che vuol dire Maria De Filippi? Non ho capito.
di qua si prosegue. Di qua che c'è? Il tizio con un cappello. Lucenti, non ne ho visti di molti ultimamente. Se non lo sapesse già, una spregevole dittatrice ha preso il controllo di questo mondo. Non gli piace la politica. A me non piace la politica, quindi non ho un'opinione su sta cosa. Beh, insomma, io devi avere per forza un'opinione per poter dire che una sudicia merita di essere picchiata. Che c'è? No. Allora, si può andare sia sopra che sotto. Recentemente qualcosa chiamata internet. Ah, ecco perché non funziona. Sta avendo un, come potremmo dire, un blackout, insomma, un malfunzionamento. Qualcuno dice che è il segreto della, il segreto della regina. Sin da allora sembra che sia diventata un po' estrema. Quindi è la mancanza di internet che la fa soffrire. Susi, dovresti occuparti tu di questo puzzle. Ho scritto Apple, quindi cos'è? Product placement. Allora, le vibes di internet di 10 anni fa. Allora, questa è una dimensione oscura ispirata alla sala computer. Sì, vabbè, per te tutto ha una vibes di 10 anni fa. Nautilus. Noè, il tesoro, diventa la mia pedina e ti libererò. Tutto ciò che devi fare è schiacciare sì sul modulo di rilascio della pedina. Ho paura. Non hai firmato mai un modulo prima d'ora? No. È tutto il resto che mi fa paura. Dai, interrompi il tuo protocollo di tristezza. Ti ho detto che se una pedina sarà figo. Noel! Susi, Chris, non preoccuparti, non lasceremo che la tua faccia venga roboticizzata. Cosa? È una cosa che vogliono fare? Ops, pensavo che lo sapessi. Ah, quindi deve essere una sorpresa. Beh... aspetta, è una vera seccatura. Una pedina deve volere assistermi nella dominazione del mondo. Se solo avesse degli amici pedina che potrebbero incoraggiarli. Quindi tipo voi ragazzi, hey, siete tipo, state facendo qualcosa in questo momento? Siete impegnati? Non ti aiuteremo. Ok, vabbè, è necessario avviare il protocollo di cambiamento della mente. È un mini boss? The fuck? Ma che fa? Un videogioco! Ecco, un videogioco arcade gigante. Vi umilierò giocando a un semplice intrattenimento per bambini. E distruggerò la vostra autostima. Non ci sarà altra scelta che servirmi. Che diventare i miei servitori. Ma che cazzo, non ho mai giocato a questo prima d'ora. Vabbè, Chris è brava ai videogiochi, no? Oh, Josh, bentornato, come va? Stai combattendo contro Segment Digitale. Madonna, gli fai qualche carezzina e subito diventa manfueto. Mansueto. Ah sì, Chris, mi ero dimenticato che tu eri una nerd. Fagliela vedere. No, me voglio andare. Non posso. E va bene. Prego usare la macchina arcade. Ma non eri abbastanza alt o forte abbastanza per usare i controlli. Ah, ho distrutto la distruzione dell'autostima completata. Avviamento del protocollo della risata. Va bene, Chris. Anch'io sono basso, quindi aspetta, ho un'idea. Si mettono uno sopra l'altro. Se possiamo combinare i nostri poteri, allora guarda, ti mostrerò quello che ho imparato. Adoro sgabello, forma di R di sgabello magico. Adesso sì che ci siamo. Ok, Chris, lascia fare a me. Stendi le tue braccia. Ma cos'è la cosa? Titanic. Forma S, potere bestiale. Adesso muovi le tue braccia e le muoverò insieme a te. Let's go. Ma che cazzo? Ah, perché così sono diventati più alti e più forti. Mi scasso, mi sto scassando. Incredibile.
la vostra trasformazione sta combinando tutti i vostri punti deboli. E la distruzione della... come si chiama? Della vostra autostima sta aumentando al 300% e sale ancora di più. Cominciamo il combattimento virtuale. È un beat'em up. Oddio, ma cos'è Punch Out? È Punch Out, cazzo! Ah, piglielo! No, bestia! No! Ok, to duck pure. Ti spacco il culo, demente! Ah, piglia chi? Hit! Damn! Pro gamer! Pro gamer! Fallita! Fallita! Pensavi di poterci battere? Risata regale. Wow, è stato abbastanza divertente. Voi misere forme di vita avete superato le mie aspettative. Vi offrirò un nuovo compromesso estremamente benevolento. E fatevi assimilare nel mio esercito cibernetico. C'è solo il 50% di possibilità che riprogrammerò la vostra faccia. Selezionate la vostra scelta. Morite nell'assoluta distruzione oppure fiorite sotto il caldo sbocciare del mio regno infernale. Perish. Perché l'hai detto così entusiasticamente? Regina, non ci sono altre opzioni? Sì, potete anche mega morire. Sì, no, morire fa schifo. Allora potresti dire megabyte. Ma? Te ne vai dal cazzo, cogliona? Ho capito. Va bene, metterò la vostra preferenza su morire. Forza, seguiamola. Sembra che questo paradiso per giocatori sia diventato un inferno per giocatori. Vabbè, geniale. Cosa sto guardando? A me è... cioè, sto capitolo 2 veramente mi sta piacendo un botto, raga. Comunque la Queen mi sta piacendo un sacco, raga, devo essere sincero. Vediamo che c'è qua. E loro non va... ah, ecco. Benvenuti. Vediamo che c'è qua un treasure chest, immagino, sì. Ma chi è quello là? Fiber scarf. Alle armi? Vabbè, tanto non è che mi servono, però diamogliela lo stesso. 14 più 2. Però non ha la fluffiness. Vabbè, gli mettiamo lo stesso perché è l'oggetto più buono di equip che abbiamo. Sembra che tu sia riuscito a oltrepassare il campo di forza di Newbert. Newbert non sa come il cambio di forza sia finito qui, ma il campo di forza di Newbert. Come premio potete prendervi il tesoro. Newbert non sa cosa c'è dentro, ma Newbert lo darà a te. Ma sto Newbert è veramente una cosa vera, il campo di forza di Newbert, una cosa che si inventa. Cioè, tipo è una reference. Ah? Dove sei? Che ne so io? Sai che stava sotto. Ma che fa questo qua? Controlla lì sotto lì e non me lo so. Madonna, c'è una protuberanza qui dietro. C'è una protuberanza qui sul divano qua. Ma cosa si muove? Eccolo qua! Lo sto dormendo! Ma che fai lì? Che fai? C'era una protuberanza. Che vicino. Amore mio. Aprilo di nuovo. Lascialo dormire. E qui. Facciamo cena e lo spiaccichiamo, ecco. Quindi poi... ma quindi perché finisci per orario di
cena? È iniziata alle 6, quindi penso che okay. massimo alle 9:30. Quindi questo mo. Oh. Te lo lascio di là e posso fare tutti i corsetti. Humphrey Dio Mori. Ah, è vero, è vero. Un po' ci assomigliava. Ho sete. Allora, Twitcho, che amore sei qui, mamma mia. Non riesco nemmeno a dirti quante di queste cose ho pulito finora. Quindi ce ne sono altre che... Altre persone forti come noi che gli hanno dato una lezione alla Queen. Ah, tipo task inteso come cose da fare, no? La task di un computer, immagino. Quanto sia... ancora ci abbiamo spazio, vero? Sì. Voglio tornare in città, ma la strada è bloccata. Io non sono un tizio da country, come vedete, da periferia, diciamo. Fatemi andare nel cyberfield. Ho sentito che c'è un team ribelle che sta ponendo resistenza alla regina. Ma tutto ciò che ho trovato finora sono solo bagel sovrapprezzati, ma... Oh, io, Sneaker, è difficile essere un minion della regina, no? Perché non provi a prenderti una pausa e prendere uno snack? 400, vabbè, compriamolo, tanto c'ho un sacco di soldi. CD bagel. Quindi gli oggetti che ottieni qui per rifornirti sono tipo... Non sono cibo, ma cose cibernetiche. Beh, per il boss segreto sicuramente ci potrebbe servire. Sempre la stessa cosa, sempre bagel. Vuoi comprare 400 bagel a solo $80? Se ne compro uno... No! E se ne prendo 800? 400? Sei stato schiacciato sotto il peso di 400 bagel e sei morto istantaneamente. No, non davvero. Semplicemente non potevi trasportarne così tanti. Madonna, raga, mi stavo incazzando. Ma mi ha dato davvero un bagel uguale. Però l'ho pagato solo 80. Ma mi ha scammato il tizio questo qua. Pezzo di merda. Neanch'io li avrei comprati. Ah, questa è la porta che... Ok, questa è la porta che ti permette poi di fare backtracking. Sembra un qualche tipo di campo di forza. Perché se ne si vive a una Ilaria che sono simpatici personaggi che non sono biscioni importanti per la trama. No, Ilaria è uguale in qualsiasi universo, secondo me. Aspetta. Ah, qua si torna indietro. No? Non ho capito. No, ti lo schiedeva se c'era un universo in cui a te non piacciono i bishonen, ma ti potrebbero piacere semplicemente personaggi importanti per la trama e basta. No, vedo, te l'ho detto pure io. Ma chi è? Un illuminato? Sono l'hacker. Sto inseguendo i blue checksmark che non sono. Trovane tre nella cyberfield più avanti e verrà a far parte della tua città. Sembri il tipo di persona che ha una città figa. Ok. Ricordiamocelo. Stupido. Sembra uno stupido. Gatino! Allora, con loro devo fare soft voice.
it's ok. Spare. Defend. Let's go. Che bello, un oggetto. Un altro. Glow wrist. Può servire a qualcuno, vediamo. No. Lei ce l'ha già. Posso mettergli al posto dell'altra silver card. No, non gli aumenta. Niente, vabbè, non mi serve un cazzo. Lo fonderò tanto. Un altro gatino. Sembra essersi incastrato. Ma che fai? Lei sei veramente stupido. È un gatto stupido come il nostro. Come il nostro. Madonna. Sembra un qualche tipo di campo di forza. Qua si può salire ma non si può. Oh, questo è un nemico. The fuck. Viro Virokun. Ma che cazzo? Una cosa virale, un video virale, cos'è? Check. Questo virus dovrebbe prendersi cura di se stesso. Ah, per questo l'azione da fare è take care. Devi prendere cura. Oh! Ma che è questo attacco? Ma è pazzurdo! Vediamo che succede facendo take care. Ah, non è più infettato adesso. Che è difficile da evitare però. Ah, però per fare il take care X, che palle. Vabbè, facciamolo. Guardali che carini, vestiti da dottori, tipo. Con le pillole, con la siringa e con tipo la torta per farlo stare bene. Tutti i nemici con amore, tutti i nemici si sentono benissimo. Adoro. Perché è un dottore. Vabbè, facciamo spare. Non si può salire sopra. A Great Wall. No, cos'è? Non mi piace. Non mi piace perché io non voglio essere d'accordo con tutto. Ah, Great Wall, quando c'è i termini e condizioni da dover leggere e poi dici accetta tutti, tipo, e chiudi. No, vabbè, adoro. Sì, Susi non li attacca più, ma già alla fine del capitolo 1 aveva avuto il change of mind. E un altro puzzle, ci pensi tu, allora. Ho sbagliato. Ah no, ok, posso fare così. Oh oh. Hai scritto accetta tutto. Grazie per... No! Grazie per aver accettato questo modulo di rilascio della pedina. Adesso siete tutti legalmente mie pedine. E posso usare il vostro aspetto per fare delle statue carine. E se noi non volessimo fare quello che hai detto? In questo caso sarei obbligata a usare un altro tizio, probabilmente. Allora, meglio cominciare da questo. Ok, ma comunque userò in ogni caso il vostro aspetto. Mi scasso. Tutte queste reference al mondo digitale, al fatto che uno schiaccia sempre tipo accetta tutto. È una figata. È una figata. Geniale. Geniale. Tutte queste reference. E vai, l'abbiamo reclutato. Ah, adesso posso salire di là. Scusate, ma a questo punto io recluto anche il gattino. Il gattino. Così ci leviamo il pensiero, voi che dite? Let's go. A sto punto io prenderei anche gli ultimi due Werewires, raga.
un canto. Che scema è Queen? Io ero troppo preso dal gioco per notarle. Ma alcune sono, cioè, secondo me sono proprio tipo... Non puoi non notarle. Dove cazzo stanno i cavi? Dove li avevo trovati l'ultima volta i cavi? Qui mi sa. Mancano due cavi, ormai vorrei... Ma c'eravamo sempre tipo i bastoncini di pesce per quando non sapevamo che cazzo mangiare. Ma perché non li stiamo prendendo più? Ah cazzo, è vero, li metti su Bring. Non ci sono più i cavi. Questi sono qui sotto? No, giusto, qui sotto non c'era un cazzo. Vabbè, li recluterò in un altro momento i cavi, mi sa. Sì, qua non c'era un cazzo. Io rifiuto sempre tutto, ma quelle facoltative. Perché quando installi un'app, queste cose qua, i termini e le condizioni li devi accettare. Non è che puoi dire no, non voglio. Questo è il problema. Ah, giusto, qua si tornava indietro, vabbè. E niente, va bene, andiamo. Qui c'era il tizio che non ho capito ancora se veramente voleva... Ho trovato un blu checksmark. Ah, quando ho aperto... Ok. Quando ho aperto il coso, la treasure chest l'ho ottenuto. Quindi ok. Ora ho capito cosa intende con blue checksmark. Che cazzo è sta roba? Ah, buona fortuna a capire quale devi prendere. Questa a destra è quella giusta. Io allora la farò per ultima. Dieci. Whee! Che succede adesso? Just Feleb. Ma che cazzo? No. Ma che è successo? Manca la lettera di cui hai bisogno. Vorrei vedere Birdly provare a risolverlo. Veramente manca una lettera. Allora, Jas Felfe. Ah, è vero. Come fai con la L in quella posizione? Aspetta, Jas Felfe Breber. No, come faccio? Ah, sì, si può fare. Ok. Ma che cazzo? Oh, abbiamo ottenuto il secondo coso. Ottimo. Stavo dormendo in piedi, avevo aspettato le 6 di notte per l'uscita ufficiale. Ah, proprio subito l'hai giocato. Ma l'hai fatto in un tipo in cosa unica hai fatto? Una tirata unica hai fatto? Che figo. Wow. Ah, abbiamo ottenuto. Ok, non c'era niente. È vuoto. Però adesso possiamo reclutare il tizio. Alla fine era veramente quella lì a destra, quella giusta. Andiamo a reclutare il tizio, allora, io direi. Oh, ma sono diventati più cattivi qua. Li hai trovati tre? Wow, allora andrò a vivere nella tua città. Forse i nostri sentieri si rincontreranno di nuovo una volta nella magione della regina. Nel frattempo ti farò vedere il potere. Oh, è diventato rosso. Perché? Ciù, stai facendo qualcosa con internet? Sta laggando un po'. L'ho finito in 6 ore senza guida guardando me e gli altri disperarsi in alcune parti. Minchia, quindi ho giocato fino a mattina praticamente. Che cosa figa però, devo dire. Che succede?
il coso di Chris, il coso di Susie, Ralsi. Che carini, fai i fuochi d'artificio. Volevo farti una dimostrazione carina solo per te. Adesso che ho finito, potrei comprarti in tanti altri posti. E niente, qui continua a essere rosso, raga. Sicuro vi starà laggando un po'. Ok, io non volevo andare ancora avanti per molto, però che palle, volevo, cioè, volevo andare avanti ancora una mezz'oretta, però se qua non si riprende più internet è un casino, raga. Ah, potevi vedere un attimino lo speed test come va, per capire se è una cosa di Twitch o se è una cosa della mia connessione. Continua a bloccarsi. No, speed test mi dice che la mia connessione in download è buona come sempre, 53 megabit, anche quella in upload è di 10 megabit, che comunque è il mio standard. Quindi non capisco che è successo a... non so se è un problema di Twitch o di OBS. Provo ad abbassare un po' un attimino l'uscita. Lo metto a 3500, anche se... forse si è ripreso, raga. Provo ad abbassarlo ancora un po', lo metto a 3000 allora, visto che sembra essersi ripreso quando l'ho abbassato a 3500. Forse si è ripreso, raga. Forse si è ripreso. Mica che funziona a te, Rika, è veramente incredibile, tu che sei sempre cursata con queste cose. Ogni tanto diventa giallo, però non è più rosso come prima, almeno. Boh, andiamo ancora un po' avanti, poi al massimo... oddio! Poi al massimo... ah, pure i laterali adesso ci sono. Poi al massimo al prossimo punto di salvataggio mi fermo, raga, perché se comincia a peggiorare la qualità della live, purtroppo non possiamo farci nulla. Di già finito, easy. Lo dobbiamo affrontare, mo? Oh oh, un vicolo cieco. Ok, qual è il problema, coglione? Chi è il coglione? Il mio nome è Sweet. Ah, come sweet, come dolce. Non dirmi che non avete mai sentito parlare di Sweet Cup and Cake. Cupcake. No, non mi dice nulla. Vabbè, forse ancora non ci conoscono poi in così tanti. Sweet Cupcake. Non solo siamo il miglior trio musicale di Cyberfield, ma siamo anche l'ultima linea di resistenza contro la regina cattiva. Ah, quindi sono buoni. E ovviamente cominceremo dal resistere a voi. Cosa? Ma anche noi stiamo combattendo contro la regina. Ah, non è vero. Cap ha visto che l'aiutavate a... rapire una ragazza. Stai cappando. Stai cappando. Sweetheart o Cuphead. Cuphead. Ehi, ehi, Cap. Non lasceremo a nessuno che nessuno metta un dito sulla Mademoiselle. Tranne noi. Non è questo il punto, Cap. È tipo la metà del punto. Tipo 60%, 55%. Vabbè, siamo ribelli, non giocatori. Siamo ribelli che giocano. No, non giochiamo, non giochiamo. Esatto. KK, vieni qui. Che bello, mi piace un sacco. KK, siamo dei giocatori? Io sono un lettore CD. Sì, quindi lui è un lettore CD. Lui è una cassa e quell'altro è tipo un lettore CD però più sfigato. Aspetta, stanno scappando. Sweet, chill. Ci saranno altri cattivoni. No, è la nostra opportunità. Siete pronti? It's time to duel. Sì. Forza, metti una musica da battaglia. Not dancing. Ma che cazzo? Check. Bella sta musica però. Quello è energetico. Ammira KK.
Ma che figata è? Adoro. Allora, proviamo a ballare, vediamo che succede. Poi ti difendiamo con te. Curiamo. Ok, Sweet si è messo a ballare pure lui. Oh, aiuto. Mo devo ballare con tutti? No, si è ripreso dalla danza. No, non posso ballare con voi. Forse se riusciamo a farli ballare tutti insieme possiamo vincere. C'è la Dance X che vale per tutti, immagino. Vediamo che fa proviamo KK pure. Quello ridicolo. Ammira gli altri due. Madonna. Quanti attacchi sono? Bellissimo questa soundtrack, raga. Hanno smesso di danzare. Dobbiamo farlo di nuovo. Vabbè, ormai però voglio fare Act Cap su Capn. Curiamo l'alzi. Quello figo. No, Smooth One chi è? Quello figo, boh. Quanti sono? Ma che fanno? Guardali. Sono impazzuti. Vabbè, facciamo sta danza X. Tutti danzano insieme a Sweet. Che è successo? E a che è servito fare Dance X? Ah, non posso fare ancora Spare. Ok, facciamo ballare anche KK allora. Guardali! Adoro! Praticamente se fai Dance X mi sa che rimane a ballare per più turni. Mentre se fai solo il dance normale... No! Sei liberato dalla danza. E come faccio? Witt si libera sempre dalla danza, quel pezzo di merda. Aiuto. No, KK pure si è liberato. Ehi, ma sta funzionando? Forse se Chris... Forse se provassimo a fare ballo da sala? Ma perché abbiamo bisogno che sia Chris ad agire? Perché è l'unico talento di Chris, quindi... Ah, pensi che io sia troppo stupido per ballare da sola? What? Adesso può agire anche lei dal suo menu? Susi, non penso che dovresti... Ma che cazzo? Adesso anche Ralsei R-Action sarebbe la reazione di Ralsei. Mi dispiace, Chris. Quindi adesso ognuno può fare... adesso ognuno può fare le sue azioni. Quindi possiamo fare tre dance allo stesso... Nello stesso momento. Adoro. No, vabbè. Geniale. Tutti stanno danzando. Vedi, era scriptato. Ma che bello, Chris faceva tipo il ballo quello russo. Ma tipo la danza dei colbacchi lì, come cazzo si chiamano? Quella... Battaglia vinta. Ma è una figata sta battaglia, raga. Senti il ritmo, guarda le mie mosse, danza, danza. Ehi, sfigati, smettetela, la battaglia è finita. Finita? In altre parole, abbiamo perso? No, vabbè, mi è piaciuta un sacco questa parte qua. Quindi possiamo essere amici? No! Lottare non è nel mio stile. Sì, perché sei un codardo. È stato divertente danzare, ma... No, non preoccuparti. Penso che la nostra danza li abbia battuti. Battuti? Sì. Li abbiamo risparmiati. Quando abbiamo danzato con loro li ha convinti che siamo fighi. Quindi adesso sono dalla nostra parte, sì. Loro pensano... loro pensano di aver fatto Spare su di noi. Adoro. È bellissima.
Mi sto scassando veramente, ragazzi. Ehi, voi tre, benvenuti dai buoni. Siamo noi i buoni. Sì, lascia stare, Susi. Vediamoci al nostro shop di spazzatura. L'avevamo chiusa prima, ma l'apriremo per voi. Forza, ragazzi, andiamo. No, vabbè, mi scasso veramente. Adoro. Dove sto negozio? Mo' mi attaccano lo stesso? Che fanno? Mi attaccate, ragazzi? No, non mi attaccano più. Ah, questa era la cosa che avevamo visto prima. Tapirulà. No, si erano fermati per vedere. Sì, guardiamo i fuochi d'artifici insieme. Che cosa carina. Ah, sto morendo di dolcezza. No, vabbè, mi scasso, ragazzi. Ah, hanno aperto la strada adesso. E l'altro se n'è andato? La via alla città adesso è aperta. Però penso che rimarrò ancora un po' qui in periferia. Ma va a cagare, sfiga. Eccolo, le shop. Ho sentito che questo negozio è la base dei ribelli. Ma ho capito che non saprei come aiutarli. Allora esploriamo lo shop magari, e poi ci salutiamo per oggi. Potremmo anche fare così. Adoro. Vediamo cosa posso comprare. Il bagel già l'ho comprato. Pezzi di merda. Glorist. Ah, non, ok, questo non aiuterebbe nessuno di loro. Mecha Saber. Ah, premi l'Elsa per allungarla. Auto Ascia. Ah. Beh, io voglio comprare tutto anche se non lo userò. Li comprerò anche l'Ascia. Guarda che bellini che sono. Sono fantastici loro, ragazzi. Su di voi. E sono Sweet, le ragazze mi chiamano KK. Ci occupiamo del suono in questa città fino a che non è arrivata la regina. KK è lo short for cakes, ok? Quindi per questo è Sweet Cupcake, ok? Ha senso. Ha cominciato a fare della musica che andava contro la legge. Ah no, ha reso la musica fuori legge. A me che tu non faccia della musica che le piaccia. Ma l'unica schifezza che le piace sono i diss track mandati al contrario. Vabbè, praticamente sono delle canzoni che fanno dei complimenti a lei. Oppure la musica che in realtà è tipo cacofonia. Ma anche se la regina ha provato a porci dei limiti, non possiamo fermare la musica. Hai capito? Semplicemente andremo fino all'under. No, we'll just go underground. Forse si piace la musica underground. Comunque sono bellissimi loro, mi piacciono un sacco. Anche la musica è stupenda. Sembrano dei boss di Cuphead, vero? Vero. Il tizio che canta con il music game. Non ce l'ho presente. Cos'è? Friday Night Funking, quello intendi? E per questo abbiamo creato questo negozio di spazzatura. Sì, vabbè. Faremo la nostra ribellione musicale. Performance. Vuoi vedere quello che sappiamo fare? Riuscirai a... Come si dice? Handle, boh. Ma non mi viene in questo momento. Preparati le antenne. Che ne dici? Ti sei... È figo? Tutte le nostre canzoni sono lunghe solo 4 secondi. Sulla regina. La regina non è stata sempre così crudele. No, lo era, anzi era pure peggio prima. Però è stato così finché non è comparsa la fontana oscura. Poi ha cominciato ad impazzire. Cavaliere qui, cavaliere là, fontana qui. Che cazzo ha sto cavaliere che io non ho? Ah, vero, ci avevano parlato del cavaliere, è vero. Ma come ho detto, non era sempre così cattiva. Una volta mi dà dei dolci per essere stato dolce. Io non ho mai ricevuto alcuna caramella. Tu la continuavi a chiamare mammina sexy. Ed è sbagliato? Sembra una mamma e tende a scaldarsi troppo.
come una scheda madre. KK, aiutami, KK, che ne pensi? Io? A me piacciono le caramelle. Sì, hai ragione, KK, concentriamoci su ciò che è importante. Se la band combatte, andremo fuori tono. Vabbè. Junk work. Vabbè, quello di cui ci occupiamo è trasformare tipo i rottami in macchine. Vabbè, mi interessa quello che dice. C'era tipo un tizio che voleva intrufolarsi dentro la casa della regina. Noi siamo ribelli, non vogliamo casini. Ma recentemente abbiamo avuto anche un cliente d'alta classe. Sì, un cliente veramente con del buon gusto. E che modo aveva di parlare? Non riuscivo nemmeno a capirlo. Se ciò che dobbiamo fare è seguire gli schemi, no? Sì, sarà la nostra svolta. Sì. Non ho capito a cosa si riferivano, però vabbè. La Mecha Saber annoying. Divento fastidioso. Cosa brutta. Non c'è un modo per mettere in ordine tutte questi oggetti? Immagino di no. L'altra era l'Auto Axe. Bad idea. Non so cosa significa. Ma gli oggetti da equipaggiare non stanno nell'item menu, vero o no? Lancer! Ce l'abbiamo davvero, Lancer! E che cazzo! Adoro! Ok, Gaster. Lo sappiamo che ha fatto la musica di Your Torto, dai! Adoro! Adoro! Ti sei superato con questa battuta, Ori. Veramente, ti sei superato con questa battuta. No, ho sbagliato. Non so schiacciare. Mancano ancora due Werewire. Vabbè, penso che ne troveremo altri in futuro. No, raga, onestamente sto capitolo 2 mi ha fatto venire un sacco voglia di continuarlo. Del Tarun. Potrei continuarlo anche domani stesso. Onestamente, vediamo. Il problema è che domani c'è c'è Masterchef, quindi... Domani c'è Masterchef? Mi pare di sì. Ma proprio c'è le selezioni? E mi sa di sì. Ma in diretta? Ah, perché tu c'hai Sky. Esatto, devo vedere un attimino domani con Masterchef. Potrei anche comunque giocare eventualmente dalle 6 alle 9, perché mi pare che alle 9 inizia alle 9 e un quarto di solito. Puoi guardare Masterchef nel caso. Faccio una doccia veloce perché mi sono fatta la tinta, quindi... Quando mangiamo? Intanto penso di fare le frise, quindi è una cosa veloce. Se puoi cominciare a tagliare tu i pomodorini quando finisci qua, sarebbe... Ah, certo, quindi era questo il tuo piano malvagio. Allora, ne facciamo magari... due a testa e poi mangiamo anche un po' di parmigiano che hanno mandato i miei. Questo è il tuo piano malvagio. Va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene, grazie. Stasera, Beko? Sì, vorrei effettivamente. Ok. Ok, adesso... Perché sennò non possiamo più vedere. Sì, adesso vedo di organizzarmi. Ragazzi, no, comunque veramente sto secondo capitolo veramente... Tanta roba. Mi è piaciuto un sacco tutte le cose che ha aggiunto, appunto... Che ti dice il progresso dei recruit, che ti dice cosa succede se fai la genocide, queste cose qua, veramente bello, stupendo. Poi appunto il mondo cibernetico, bellissimo, le musiche sono sempre più belle, incredibile, non so come cazzo fa Toby, pazzesco, regà. Comunque, a questo punto mi sa che stacco, così inizio a preparare la cena. Io ho visto che c'è Esther in live, tra l'altro ho scoperto che è pure la sua ultima settimana su Twitch, almeno così ha scritto, quindi boh, vi rido a lei a questo punto, visto che è l'ultima settimana su Twitch, le facciamo un regalino. Non vedo l'ora che vai avanti, pure io, infatti domani
To be honest, domani inizierei tipo sub, cioè veramente lo vorrei portare domani, vediamo, vi faccio sapere, ma sono stato proprio veramente troppo colpito. Troppo colpito. No, solo su Twitch ha detto. In realtà non so se ne sta parlando ora in live di questa cosa qui. Però credo di aver capito che sia una cosa che proprio vuole smettere con Twitch, credo. No, su YouTube ha sempre, è da anni che fa YouTube e continua ancora a farlo. Ha parlato anche di aver fatto di avere un certo progetto a cui sta lavorando, che non so cosa sia. Quindi ragazzi, adesso vi mando la sigla e poi faccio partire il raid come al solito. Grazie mille di avermi fatto compagnia. E veramente è stato veramente bello questa live di oggi, mi è piaciuto un sacco. Ci vediamo domani, spero, vi faccio sapere. E statemi bene, mangiate cose buone, vi mando tanti bacini. E a domani, guys, bellissimi.